Tragedia. Solo questo posso dire, una tragedia, perché solo adesso mi rendo conto dell'enorme cazzata. Top. No, sì, qua sono, no, non è top, è un dolore allucinante, cioè. Torniamo con la season finale di Drawings and Dragons sul nostro canale. Marchino, abbiamo già le lettere dell'avvocato, giusto? Quale avvocato? Siamo noi, i nostri avvocati. Bene. Ecco. Ragazzuoli e ragazzuole, benvenuti, bentornati a questa season finale di Drawings and Dragons. Toppissimo! Mi piace il layout. Il layout è una figata devastante, ci sono magic mushroom ovunque, i fungi che fungono da funghetti, una roba meravigliosa. Top! Poi sottofondo sentite un branco di sei creature mitologiche magiche, adesso vedrete cosa saranno. Giocheremo appunto a Troika. Un gioco dove sicuramente non avranno letto, forse Dario forse è l'unico che mi dà delle soddisfazioni, ma sì, insieme agli altri non hanno neanche letto. L'urlo del cigno, perché voi sapete il canto del cigno, no? La cosa finale invece non volevo dire l'urlo, non so se è l'urlo del cigno per un rumore devastante, schifoso, qualcosa di osceno. Però adesso mi sembra il caso di cosa farà più piano? È possibile, urlerò come un imbecille. Di presentare gli altri. Regia, scusi, possiamo introdurre gli altri? Amici della casa? Andiamo in main? Siete sicuri? Sì, sì. Come fa la Barbarona nazionale? Amici, ciao! Ciao, amici! Come state? Mamma mia, che top! Che la grafica, ragazzi, cioè, prego notare che la grafica è top. Ma solo io sento male la live. Sì, mi sembra molto bello. Il processo che è io, guardate qua! Guardate qua quanto siete belli! Cioè, non siete mai ciao! Ciao! Cioè, bella! Siamo saturi! Siamo saturi, no, sicuramente. Siamo so per citare. Curati anche. Io non so, allora, visto che ce lo chiedete, cioè, Daniele ha un lavoro, l'unico forse quello veramente serio tra di noi. Un vero lavoro. Una carriera, un vero lavoro. Ed è incasinatissimo. Io sto provando a sentirlo, magari ci fa qualche comparsata più avanti, però stasera siamo dovuti partire. Abbiamo i nostri meravigliosi personaggi e giocatori che avete scelto voi della community, qualcosa incredibile. Se Ottone sta dormendo, russando e scorreggiando in contemporanea, quindi è un attimino difficile che riesca a fare il master al posto mio, però magari dopo lo metteremo dentro. Vabbè, perché è quello che fai tu più o meno. Sì, esatto, cioè alla fine la stessa. C'è anche Green. C'è anche Green, cioè, ma anche Green nuova digital sensation grinta, tra l'altro. Ma senza fartelo capire, cioè lui cammina e scorregge e tu non lo vedi che si agita, no? Arriva dopo. Ottone, ovviamente, a quella che fa le scorregge rumorose e si spaventa da solo. La Ripley invece, sì, annuso me dire, ma l'ho fatta io. Sì, c'è. Cioè, ogni tanto mi guarda quasi schifato, come per dire, come è potuto umano creare un qualcosa di così disgustoso, quando invece è stato lui, e io provo a farglielo capire, ma non... Io invece quando le faccio mi sono odiata. Beh, si parla subito di scorregge. Sì, esatto, sarà strano che nelle nostre live ci siano scorregge e merda. Ah, tra parentesi, ho un lascia passare per le parolacce stasera. È impossibile per me non dirle durante Drawings and Dragons, non per le descrizioni, ma perché proprio me le tirate fuori perché vi odio, quindi io non capisco che cosa intendi. Aspetta, che c'è solo Tosa che dice: amici, ho bisogno della vostra benedizione per l'esame di domani, please. Guarda, se tu al posto di studiare per l'esame di domani guardi Drawings and Dragons, sai già che l'esame andrà una merda, quindi non benissimo, cioè, però, sì, esatto, dai. Cioè, non...
un culo al lupo lo stesso. Ma tanto ormai ha detto che c'ha bisogno di una benedizione, no, per studiare. No, più che altro non è che ci segue, io lo benediciamo e poi va. Ma se aveva studiato non c'aveva bisogno del cazzo, no? Sì, tra l'altro, poi cioè... dipende di cosa l'esame. Sì, esatto. Comunque, torniamo a noi, perché abbiamo solo purtroppo 4 episodi. Quindi c'è, nel senso, è un dolore. No, la live 16 più sa quando dovrebbe essere la live over 99, che così sono le persone che se vogliono morire la guardano e basta, perché non ha senso. L'ultima goccia siamo noi. Sì, esatto, esattamente. Cioè, pensa anche poi morire così, cioè, vedendo noi, madonna mia, che morto. Comunque, tornando a noi, la cosa bella, una cosa che mi è piaciuta molto, se non sbaglio, è stata un'idea di Denisa, non so di chi è stata l'idea, è di riutilizzare i personaggi più amati dalla community. No, diciamo, Roberto. Allora, chi l'ha avuta? Boh, tutti assieme, si dai. Può dire, sì, no. Si può dire da un'idea di Roberto Recchioni. Troica. No, abbiamo deciso di, anzi Roberto ha deciso di fare queste poll, super top le poll tra parentesi, per vedere che personaggi riutilizzare. Quindi sono stati ripresi i personaggi un attimino più amati delle stagioni. Lore, vado in ordine insomma perché vi vedo così, Lore ha portato Kren, il forgiato, che però non sarà un forgiato qua in Troika, perché come sapete Troika ha il background, no, voi non sapete un cazzo, è sicuro, figuriamoci, non avete letto nulla, quindi c'è... Hanno fatto per loro i personaggi, quindi c'è... Già questo mi ha fatto un po' piangere, sono sincero. Cioè, mi ha fatto Nicola, facciamo una sessione zero per i personaggi. No, fate da soli! Eh sì, ma esatto, perché non Troika, sì, cioè, ci devi sbattere la faccia contro Troika, perché Troika è una cosa scienzantastica e quindi ci sta che tu dici cos'è sta roba, che è un casino devastante. Grazie a Dio, invece voglio ringraziare la community, veramente grazie per aver votato Marvin. Grazie. Sì, veramente, è vero. Ero cagato, e invece è uscito fuori Marvin. A mio avviso è il personaggio più bello di Roberto, uno perché non ci rischia di far chiudere il canale e di dover fare scusa, chiedere scuse pubbliche a qualcuno. Infatti, secondo me è un personaggio molto sfaccettato, molto, molto bello, e anche secondo me esteticamente disegnare è la cosa più bella. Non è detto che l'armatura di Marvin non sia piena di ragni, eh? Che daresti idee di merda, credo. La nuova caratterizzazione è peggio. Bene. Ma perché dobbiamo ruolarli? Perché nuova caratterizzazione? Sospetto che avremo un cavaliere che rimpiange bei tempi andati quando si potevano dire le cose come stavano. Sì, esatto. Comunque l'importante, Marco, è che sappiamo dove è l'interruttore, no? Per staccare tutto eventualmente. Sì, esatto, non dovremmo parlarci sopra. Io ho provato, ma è un qualcosa di un pochettino difficile, però. Poi abbiamo la nostra Denisa, adesso l'unica fanciulla tra di noi, ormai è brava a sopportarci e a supportarci in tutte le nostre scelte, con la sua cataratta, che è la, se non sbaglio era la vecchia rincoglionita, no? La cataratta, quella che... quando avevamo fatto la live l'altra volta che eri truccata e ti avevo visto, non avevo capito che eri truccata perché ero distratto, ho detto mazza e faccia stanca, è becchiata male. E poi detto, sono truccato, per fortuna tutti Nicola, ma il lockdown è stato duro un po' per tutti. Nicola, no. Hai detto vecchia rincoglionita, mi sa che qualcuno si indigna, te lo dico. Vabbè, io sono un vecchio rincoglionito, quindi dovrei autoindignare, cioè nel senso... Poi vabbè, abbiamo quella schifezza ambulante di Staffington invece che ha giocato Lorenzo. Allora, che tra l'altro combattutissimo nel poll, eh. No, ma io te lo dico già adesso. Cioè, se io vedo Girolde in sta live, io ti uccido. Ma fisicamente, cioè vengo a Roma e ti ammazzo proprio. Cioè. Ah, beh, però mi manchi, quindi mi fa mezzo piacere. Nicola, leggi la chat. Che cazzo devo leggere? Una cosa ho chiesto, non parlare sopra gli altri. Ciuf ciuf, Narada. Leggo la chat. Senza Narada c'è tanta pericolosa. Non ti preoccupare, ci saremo noi che faremo da base. Più, cari amici da casa. Poi abbiamo, vabbè, c'è palla di fuoco, non abbiamo nient'altro, c'è tanto qualsiasi personaggio era sempre palla di fuoco. Abbiamo The Tortis, nome bellissimo, cioè The Tortis proprio bello, ricorda molto The Gobbis, che sia un caso fortuito, esatto, tocco del mazzo. Naturalmente ha scelto l'unica classe che aveva qualcosa di fuoco, l'unico background, cioè, no, l'ho scelto perché era la Barbica Russa.
Ah, esatto, per quello, no? Perché quella poca qualsiasi cosa. Dopo leggeremo anche i vostri background. E invece, infine, quindi ti prego, almeno Ricky, non subito appena entri a lanciare subito a parlare fuoco, comunque spacca tutto. Ho altri due incantesimi di fuoco, però. Ah, bene, dopo sai le regole per lanciare gli incantesimi. Non è... Sai che c'è un numero che c'è all'incantesimo, no? Sì. Quello lì sono i punti di resistenza, quindi se li lanci come un imbecille muori male, quindi lanciane pure quante ne vuoi, non sono problemi. Va benissimo. E per ultimo, ma non per importanza, abbiamo la nostra Andrea. La nostra Andrea che ha vinto di una vittoria schiacciante. Vorrei sapere come è la voce. È sempre bella, vellutata, delicata, Dario? Beh, dopo il coro di voci bianche a cui Andrea si è affiliata, adesso siamo proprio sul cristallino, così bene. Come la lucciata. Sì, io mi ricordo le prime volte, cos'era, due stagioni fa, la seconda stagione che era nata Andrea. La seconda stagione. Che era nata Andrea, che era un disastro con la voce dopo... Dario, cioè... poi mi sono abituato, è una cosa da canalizzare, potrebbe anche essere una sorta di espiazione dei peccati, cioè, quindi, cioè, hai peccato anche molto, quindi cioè, ci può... Ci vuoi dire i peccati? Piano piano, ci abbiamo quattro sessioni perché interrompe uno. Allora, mi dicono un secondo, dobbiamo mettere un secondo in pausa perché l'audio ha dei problemi. Ah, la CPU del computer di Marchino sta esplodendo. Utile spendere migliaia di euro. Perché stai giocando a Fortnite mentre fai gli streaming. Cosa? Stai giocando a Fortnite mentre fai gli streaming. No, in realtà no, il mio computer va bene, quello della regia. Lui sta giocando a Fortnite, chiaramente. Quindi un minuto, dateci un minuto, intanto noi continuiamo a cazzeggiare, ci prepariamo a spaccare qualsiasi cosa. Andiamo, ma queste live verranno ricaricate, ricarichiamo tutto. Ah no, intanto Marco ha detto che si può vedere anche mentre andiamo live. Queste live verranno ricaricate tutte sul tubo, quindi sul nostro YouTube lo trovate, non ci sono problemi. Ricarichiamo, l'audio va e viene. È la CPU che sta esplodendo. Adesso vediamo un attimo cosa fare. Marchino chiude tutto quanto. È il problema che vogliamo giocare tutti quanti, quindi con sei persone. Non è quello, Marchino. Adesso Marchino cerca. Capisco un cazzo di tecnologia, lo sapete, non è mai stato un capisci in cazzo. Sì, infatti, ma mi sembra cosa più. Ah, subito così frizzante. Per lisciarsi il basso prima di. Esatto. No. C'è quella stima. Allora. Quindi la presentazione di Troika, giocheremo a Troika, un gioco old school, OSR, anzi no, old school, che però non è il classico retro clone di D&D, è molto semplice, si usano solo 2d6, fondamentalmente, al massimo 2d6, c'è cioè un d6, un d3, che però è un d6 dimezzato, o un d66, come ha scoperto nella meraviglia Dario, che il d66 lanci 2d6, uno sulle decine e l'altro unità. Queste meraviglie della tecnica a lui. E gioca tu lui. Io ho delle polemiche su questo, perché il mio punto era, ho detto vabbè, un D66 se tiro solo i 2D6 ci sono tutta una serie di combinazioni che non possono venire, poi ho scoperto che nella pagina successiva del manuale c'era proprio scritto infatti, quindi fa ridere. C'era proprio scritto così, eh? Infatti. Titoletto proprio. Perché Cthulhu c'è un decente, ci stanno tutti e 100 i numeri, guarda sono pazzi questi, da mattacchione, no? Io non ho parole per insultarti, non... Sei sicuro? Ma guarda che... Aspetta un attimo. Possiamo cercarle in chat, se vuoi. Cerca che troviamo. Cioè, veramente non riesco a trovare proprio parole, però va bene. Dicevo, giochiamo a Troika. Troika è un gioco molto particolare, sta riscuotendo un ottimo successo nel mondo dell'OSR, perché è un modo per giocare old school, però che non è un retro clone di D&D, come potrebbe essere Ose, che abbiamo giocato durante le ultime due stagioni. È sempre... dove c'è, non c'è bilanciamento, ci sono dei buchi nelle regole fatte apposta per far sì che i giocatori o il master le possa andare a implementare. La particolarità è che ha questi background veramente molto particolari, che creano l'ambientazione di Troika, la città di Troika.
in tutto, tutta Troika si svolge all'interno di queste sfere che sono le varie ambientazioni in questo, sul, che levitano sul cielo gibboso, e tra un'ambientazione e l'altra queste sfere ci si muove con queste chiatte dorate. Naturalmente Troika potrebbe essere anche un gioco serio, cioè ci sono persone proprio che giocano seriamente a a Troika, cioè, però noi visto che no, e visto che ho voluto utilizzare i background ufficiali di Troika molto particolari, abbiamo deciso di utilizzare questo, i background ufficiali. Allora ragazzi, giochiamo a Troika, vedremo le regole mano in mano, tanto ce le dovrò spiegare a voi in primis, quindi non è, non è... Che cos'è Throwings and Dragons? Throwings and Dragons, ragazzi, è un progetto che è iniziato ormai 3 o 4 anni fa, non mi ricordo. 3 anni fa, 3 abbondanti. Abbiamo iniziato giù a Roma, quando si poteva ancora, non c'era sto Covid maledetto, e abbiamo giocato tutti quanti live. Poi abbiamo fatto un'altra campagna durante l'inizio del Covid, il primo lockdown, dove ci siamo divertiti come dei porcelli, la season 2. Poi abbiamo deciso, visto che ci eravamo divertiti così tanto, di fare anche una terza season, You Die Edition. E alla fine abbiamo deciso di fare quest'ultima season finale proprio totalmente weird, utilizzando i personaggi più amati nelle stagioni precedenti, e via, dove ci buttavamo come dei pazzi in una cosa totalmente weirdo. È molto molto weirdo Troika come gioco e come stile di gioco, e quindi penso che sia la perfezione per noi, visto che abbiamo tutti uno stile di gioco molto serio, tranne Robic lo odia, ma proprio per questo io ho goduto e ho esagerato sempre di più. Una cosa che adesso dico ai giocatori che non sanno, voi i personaggi che avete scelto sono delle, come se fosse una traslazione del vostro PG, quindi in uno spazio esiste il personaggio che avete scelto, qua esiste in un altro momento, sceglierete voi in che momento è arrivato, se all'inizio, se alla fine e via dicendo, quindi avrà più o meno ricordi di ciò che è accaduto in base a quanto sceglierete voi di... Io scelgo dopo Marvin, ecco, non ne dubitavo. non ne dubitavo, infatti questa qua è una cosa molto interessante, e io spero non alla fine, perché alla fine sono morta, esatto, ecco. O prima magari. Troika è un gioco che ha inventato un nuovo termine, che è scienzantastico, perché appunto non è fantasy, non è fantastico, non è scienzantastico. Avete domande, robe, cose, dopo presenteremo in game i vostri personaggi, se no io inizierei questa prima sessione della season finale di Throwings and Dragons. Regà, non ce la faccio, guardo solo Lorenzo, cioè quello spondino da streamer sexy che veramente mi cala vita. Manca solo una bella musichetta jazz di sottofondo. Posso mettere una piscina? Secondo me l'ultima puntata potremmo farla tutti quanti con una piscinetta. Io la vasca a casa, c'ho andare in spiaggia. C'è una cazzo di Bat Paperella, per favore. Sì, in base alle cose, cioè, ci scriviamo sulla fronte i nomi o sulle braccia e via dicendo. Comunque, secondo me, Lorenzo Fantoni sta per farci vedere la posizione del cane inverso. Puoi morire. Allora, considerando il movimento di uno stecco, si prende... Ecco. Vorrei iniziare. Posso iniziare? Non sta fermato nessuno fino adesso. Guarda, se non mi viene tanto più. Lorenzo, zitti, se dobbiamo iniziare. Tutto, oh, però. Bravo Marchino, mutolisci. Banna, il colore in base al mood del master. Ora metto rosso perché è arrabbiato. Allora, sessione 1, Throwings and Dragons, season finale. Allora, quello che dirò probabilmente non si capirà un cazzo, quindi è normale, non vi preoccupate. Che cambia dal solito. Esatto, infatti. No, fidati, Ricky, che sto giro sgravato. Nella scienzantastica città di Troika, dove tutto quello che volete sarebbe potuto accadere se non fosse non accaduto da qualche parte dove voi c'eravate, ma anche no. Sta per iniziare l'incredibile cena dei desideri di tutti, all'interno del mirabolante Razzo Palazzo. Non avete idea del perché siete qua, eravate da qualche altra parte, e con un battito di ciglia vi siete ritrovati su una chiatta dorata, uno zeppelin pieno di luci, in direzione della città di Troika. Ognuno di voi ha trovato un invito tra i propri averi, un invito proprio per la cena dei desideri di tutti. Non appena lo zeppelin attracca, venite portati davanti al Razzo Palazzo, dove una lunghissima fila di esseri senzienti è in attesa di entrare. Persone,
creature, vegetali, oggetti parlanti e qualsiasi cosa dotata di intelletto esografale sta aspettando che vengano aperti i cancelli. Dopo alcuni lunghissimi attimi, due creature escono dall'entrata. Il messere Banano e Lady Ghironda. Solo loro potranno approvare il vostro ingresso all'interno del razzo palazzo. Alcuni vengono accettati, altri rifiutati. E tra le lacrime di dolore e grida di gioia, tra pochi attimi, sarà il vostro turno. Le grida di dolore le lancia chi viene accettato, chi viene rifiutato. Le lacrime di dolore chi viene rifiutato, le grida di gioia chi viene accettato. Io non ho sentito più niente dopo Razzo Palazzo, lo dico onestamente. Io Razzo Palazzo non ho più, cioè poi qualcuno me lo faccio riassunto chiamando Razzo Palazzo. Allora, siete davanti a questo palazzo, Razzo Palazzo. Niente. Mi trigger ogni volta, vuoi capire se mi si chiude il cervello. Allora, il Razzo Palazzo, no? E vaffanculo. È piccolo tozzo. Dai, allora dillo che non fa giocare, no? Ti fa, vediamo qua sta live. Allora, allora vi trovate davanti alla, alla Razzo Palazzo e c'è mi trovo in Sendragon, ma scusa, di quel posto lì, no? No, no, è il Razzo Palazzo, è capito, è proprio da sala capa 12 così, che poi è tutto molto, cioè è difficile su Twitch, capisci? Poi non mi frega un cazzo perché il canale è tuo, io te lo faccio banale. Scusa, è un razzo. Come prego, Razzo Palazzo. Ma io chiudo, te lo dico, chiudo al primo che dice porca troica. Il primo dice porca troica, io chiudo la live. Hai fatto tu, siamo noi. No. YOLO! Aspettate, perché io devo ancora iniziare a descrivere Razzo Palazzo. Allora, Razzo Palazzo ha due enormi entrate tonde giganti. Certo. Che sono le entrate del Razzo Palazzo, che piccolo è, una Praga, è tozzo. È tozzo, anche se si chiama Razzo Palazzo, in realtà è molto di tozzo. Praga. No. Ragazzi, Praga, ma dobbiamo all'inizio, devo ancora descrivere il Razzo Palazzo. Descrivi Praga. Dai, cazzo. Allora, Razzo Palazzo è... è il primo, cioè, ragazzi, vi prego, se sono già le 9:40. Ma stai fa tutto da solo. Che fa il culo che fa Riccardo? Vabbè, Riccardo Razzo Palazzo. Adesso lo chiedo solo. Allora, mi... se si sensibilizza se lo ripetiamo tante volte. Esatto. Allora, vi trovate davanti a questa costruzione. Ah, grazie. Questa costruzione che si chiamerà RP. PR. Bello palazzo Razzo, anche mi piace molto comunque. O il bello castello, mi piacciono sino di qua. Vi trovate davanti a questa costruzione, davanti c'è questa fila, ma voi considerate che è una fila interminabile, lunga chilometri e chilometri e chilometri, però è molto veloce, veramente creature di ogni genere, ogni tipo di persona, ogni tipo di animale senziente, veramente creature da ogni dove, stanno cercando di entrare, hanno tutti questo... questo biglietto d'ingresso, questo biglietto d'invito. E abbiamo anche noi, no? Avete anche voi, però il biglietto d'invito è la prima cernita che viene mandata dall'organizzatore, questo essere mitologico che organizza appunto questa festa annuale, la cena dei desideri di tutti, dove appunto si possono avverare i propri desideri. È la prima cernita. La seconda cernita viene fatta da due creature molto conosciute, che sono il Banano e Lady Ghironda, all'interno, davanti proprio all'entrata del Razzo Palazzo. Banano è una banana. Messer Banano e Lady Ghironda è una banana con un piccolo papillon, con un grosso sopracciglione che guarda e vede Lady Ghironda, è uno strumento musicale dalle fattezze un pochettino particolari, con una folta chioma bionda, però parla, riesce a parlare. E vedete che quando le persone si abbassano, guardano Banano, non riuscite a capire che cosa dice,
e stanno via, vanno via in lacrime. Se invece si rivolgono a Lady Ghironda, li fanno entrare tra urli di giubilo. Il 95% viene rifiutato, solo il 5% viene accettato. Pian piano la fila scorre. Vi ritrovate davanti a Bananò e Lady Ghironda. Nicola, perdonami, ma c'è un problema etico in questa scena. Tecnicamente Bananò c'ha un, hai detto, un farfallino, giusto? Sì, sì. Quindi farfallino. Conosce l'uso dei vestiti e li indossa. Sì. Quindi secondo l'avvocato della Apple ti devo chiedere se Bananò è nudo tecnicamente. Hai detto, cioè, guardando una banana nuda o indosso solo un... o cioè come Paperino. Il problema. Esatto. In realtà ha ancora la buccia. Quindi, okay, quindi è vestito. Quindi in teoria è vestito. È vestito. Era preparato. Mister Bananò è conosciuto perché cioè, lui dice solo Mister Bananò dice solo una parola. No. No, è Bananò. Solo questo, non dice nient'altro. Però sembra che faccia dei discorsi, le persone lo capiscono. Siete lì davanti e Lady Ghironda vi guarda e vi fa: buonasera, avventuriere e avventurieri di sfere lontane. Ha un faldone. Vedo che voi siete il tavolo Dredd. Eh? Qua abbiamo Dredd. Bananò, Bananò, no, Bananò. Ci sto arrivando, Bananò, aspetta. Qua davanti abbiamo Kren, un salve. E c'è Bananò. Bananò. No. Un motore pensante. Marvin, un cavaliere in cerca. Cataratta, una scassinatrice. Si ferma un secondo su Staffington. Ha un fremito. Staffington. Un clavigero. Sento tutte le mie corde vibrare. De Tortis, un prete rosso. E Andrea, un avvocato di Yongerty. Obiezione. Adesso, per vedere se siete degni... Ma no, no. No, aspetta, ci arrivo un attimo. Di entrare presso la cena dei desideri di tutti... Avrei bisogno che ognuno di voi mi risponda ad alcune domande. Kren. Sì. Siamo da te. Eccomi. Hai un aspetto molto particolare. È un bel modo per dire brutto. Kren, puoi descriverti per cortesia? Allora, fondamentalmente, come puoi ben vedere, sono questa specie di... ammasso di pezzi di vari robot. C'ha il corpo è di un robot tutto vecchio stile, un po' abbronzato. L'altra parte invece assomiglia più a una specie di robot più moderno, mentre c'è un'altra parte ancora. Le gambe per esempio sono di un robot, di un altro tipo, sono tutti vari pezzi di un robot di varie epoche, così. E quindi niente, la testa è invece una specie di... Cosa vuole questa persona dietro che sta a parlando? Noi la qualità ha rotto il cazzo proprio! Esatto! Questa è qualità! Questa è qualità! Se ne vada! Basta! Se ne vada! Che poi stanno dicendo? Ma non si può sentire un robot che parla lo scatto! Abu, Abu di Abu Dai, Abu di Abu Dai! E invece me li beccate tutti! Alla roba tubercolosi, chiedono in chat. Potrebbe esserci. Detto questo, insomma, sono vari pezzi di varie epoche, di vari tipi di robot, di vari mondi che non conosciamo. Fondamentalmente sono così. Ogni tanto improvvisamente spunta fuori una voce che non c'entra un cazzo e che dice: ma che cazzo stiamo facendo qui dentro? Sì. E poi ritorna la voce robotica. Allora, sei evidentemente qua. Con quella voce c'ha le C strane. Sei. Turba molto, sì, questa cosa delle leggi strane di questa voce che bestemmia, urla, sputa e si rivolge agli altri sempre. Allora, il punto, Kren, è che tu sei un po' saldato a cazzo di cane, no? Assolutamente sì. E quindi in certe giornate, non si sa quali, ma in certe giornate... In quei giorni, a volte il culo di liquido. Allora, premetto, non è porno, cioè è così il gioco. I tuoi bianchi liquidi interni
colano densi dalle crepe nella tua pelle. Esatto, da alcune crepe in particolare. È assolutamente così. Ci ha deciso con scienza. Arazzo Palazzo, gioco, vero? Arazzo Palazzo. Arazzo Palazzo. Colo come un matto. Vedi che Bananotti guarda mentre questi liquidi colano. Come mai sei qui, Kren? Beh, non avevo niente di meglio da fare se non colare da un'altra parte. Cosa desideri, Kren? Levarmi di testa questa vocina che parla con questo strano accento che non capisco. Perfetto. Qual è il tuo ultimo ricordo, Kren? Ricordo un tizio con pizzette e un fez che mi urla contro lanciandomi dei dadi di plastica e con un cane che cerca di sbranarmi una gamba. Poi l'altra cosa che ricordo è una torre con una esplosione gigantesca e questo è quanto. Perfetto, Kren. Tu sai che non sei più chi eri, poiché chi eri ancora è come tu sei adesso, vero? Certo. Non fa una grinza. Okay. Cristallino. Perfetto. Banano, ti guarda. Puoi accomodarti un secondo qua di lato, così intanto puoi parlare con gli altri. Certo, Marvin. Carissimo. Mi metto da una parte. Marvin. Sì. Tu sei, vedo, un cavaliere in cerca. Credo di essere un cavaliere in cerca. Forse la mia cerca è proprio sapere che cosa cerco. Bana bana. Bana 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 bana. Bana no. E se evitate per favore di flirtare, ci sono delle domande che dovrei farvi, Marvin. Mi perdoni, mia dama. Purtroppo quando trovo qualcuno che parla il bananoense, io non riesco a resistere. Mi sembra più che corretto. Quindi, Marvin, come mai sei qui? Oh, vorrei saperlo. L'ultima cosa che ricordo della mia precedente esistenza è una vampa di fuoco e un calore che mi avvolge, il che è impossibile, visto che io purtroppo non ho più carne o muscoli o tendini che sorreggano questa vuota armatura sostenuta esclusivamente dalla mia volontà che si va sempre più affievolendo. E che cosa desideri, Marvin? Io desidero provare un'ultima volta il fremito della carne, sentirmi per l'ultima volta me stesso, quello che ero e che non sarò più, o quello che sarò. Quindi sei cosciente di non essere chi più chi eri, poiché chi eri ancora è come tu sei adesso. Come potrei essere chi ero, visto che chi ero è già adesso, mentre io sono ancora qualcosa in divenire? Poiché essere e non essere, questo è il problema. No, ma allucinante. Grazie, Marvin. Vedi che Bananò in realtà ti fa già cenno di entrare, però Lady Ghirolda ti prende, ti sposta di lato, vicino a Marvin. Una sola cosa, vi prego. C'è qualcuno al nostro tavolo che mi inquieta. Il suo solo volto evoca in me un senso di profonda cupezza e paura. Vi prego, state attenti a quell'uomo dalle vesti rosse. Mi sembra una persona normale. Oh, difficilmente le mie vecchie ossa fantasma si sbagliano su queste faccende. E ma lontano. Ok, grazie, messere. Me ne ricorderò. Bana no. Vicino c'è questa donna, halfling, molto canuta, cataratta. La signora ha bisogno di una sedia, vuole sedersi? Oh, ma salve fanciulla, ma com'è gentile. Sì, effettivamente queste povere ossa sono un bel po' stanche, hanno fatto molti chilometri. E come mai siete qui, nonnina? Guardi, è un po' imbarazzante. Non me lo ricordo, non mi ricordo neanche se ho fatto pipì quest'oggi, ecco. Però, ecco, quello che mi ricordo è che c'era qualcuno con me. Un bel Marcantonio, proprio un bel Marcantonio.
era il mio assistente, ecco, e credo che lo sto cercando, ecco. Guardi, eventualmente dentro non c'è un, c'è un Marcantonio, è uno degli chef del, del Razzo Palazzo, si chiama Bruto Barbieri, avrà modo di vederlo, di incontrarlo dopo eventualmente, ma vecchietta, che cosa desidera? Ecco, in questo caso penso proprio di desiderare di, insomma, di rivedere il mio assistente, Lavino, si chiama Lavino. Lavino? Sì, sì. E a tal proposito, qual è il tuo ultimo ricordo, Arzilla vecchietta? Arzilla, com'è simpatica questa fanciulla, credo, fanciulla, vabbè. E il mio ultimo ricordo, vediamo, mi sentivo molto, molto stanca. E non lo so, secondo me qualcuno mi stava fregando dei biscotti. Sì, sì, qualcuno mi ha fregato dei biscotti. Dei ricordi particolari, quindi... Anche tu, Gagliarda vecchiaccia, sai che non sei più chi eri, poiché chi eri ancora è come sei adesso, giusto? Ma Zuccherino, ma io non mi ricordo neanche più come sono arrivata qui, io, insomma, ci ho fatto la cacca, quindi può essere, sì. C'è Bananò che ti guarda banito, perché è lì che non capisce assolutamente nulla. Banito. Del fatto del perché tu stia parlando, stia facendo le cose, c'è proprio una vecchia decrepita da quello che sei. Quando il tuo ultimo ricordo, quindi, è prima anche tu dei biscotti, prima di essere maciullata dal troll. Mm-hmm. Benissimo. Anche la Ghirolda ti fa un gesto abbastanza, comunque, con una certa violenza, per spostarti con un pochettino di frenesia, perché vedi che non si sta neanche più guardando, sta guidando solo Staffington. Oh, ok. Zitta. Quanta gagliardina. Zitta. Tu sei Staffington. Tu sei Staffington Monclavigero, vero? Vero Staffington? Ti piacciono le Ghirolde? Io so che ti piacciono le Ghirolde, vero Staffington? Non lo sento. Ghironda. Qualcosa questo nome mi... Come mai sei qui? Eppure. Come mai sei qui? È forse questa la cosa che sto cercando da così tanto cosa tempo. Cosa desideri, Staffington? Dimmelo! Dillo! Dimmelo, cosa ciò, desideri, Staffington? Ciò che desidero. Ritrovare la mia metà. Qual è il tuo ultimo ricordo, Staffington? Qual è il tuo ultimo ricordo? Suonami, cazzo, la mia metà. Staffington, mi suonami! Ricordo... Io ho un maglio nella mia mano, che è la mia arma, lo getto via e mi getto sulla di Ghironda. Non capisco più niente e non riesco neanche a capire perché sto facendo questa cosa. Giro la manovella e sto sulla di Ghironda. Dio, Bananò! Mi sta suonando davanti a Razzo Palazzo! Io copro gli occhi a Patrizio. Ma c'è un modo per buttarsene sotto da sta struttura? La voglia! E volare sempre nel modo cosmico. Vorrei poter morire. In questo momento vorrei poter morire. C'è il pozzo zozzo da cui ti puoi gettare. Dove li spengo? È il pozzo zozzo esattamente dietro al Razzo Palazzo. Palazzo, nel giardino. Nel chiostrino. Ma tu sai che Bananò arriva... un pochettino scocciato, vi divide. Probabilmente Lady Ghironda forse ha una tresca amorosa con Bananò, quindi ti guarda, vedi proprio, riesci a capire l'odio sulla sua buccia gialla, cioè proprio ti sta odiando. Dopodiché Lady Ghironda si ricompone, si autoaccorda. Non so anche come cazzo si accorgi una Ghironda. Manco io, in realtà. Ma fatto intanto. Naturalmente c'è anche tu, e non ti accorgi, ma hai già un lasciapassare in tasca. Dopodiché ti fa segno, rimettendosi a posto e facendoti wink wink con la sua chiave di violino, ti fa accomodare di lato assieme agli altri compagni. E fa cenno a The Tortoise di avvicinarsi. Oh. Abbiamo qua. La chiave è stata difficile. La chiave è stata testa. No, anche
sto ancora a pensare al chiostrino carino, un po' strettino. Un po' strettino. Che secondo me se lo cerchi in certi motori di ricerca è interessante quello che esce fuori. Vado subito, guarda. Chiostrino carino. È sempre tra chiostrino chiarino, Razzo Palazzo e il Pozzo Tozzo. Oh, abbiamo appena inventato tre nuove categorie di Fornato. The Torbis. Mi dica. No, sono presente a me stesso. Ho capito. Come mai sei qua, The Torbis? E perché quel messere di armatura senziente mi ha messo in guardia da te? Abbiamo per caso errato? Mai visto prima. Qual è il tuo... Una fisionomia molto comune. Qual è il tuo ultimo ricordo, prete? Il mio ultimo ricordo credo sia un occhio volante. Un occhio volante? E qual è il tuo desiderio? Io vago di mondi in mondi alla ricerca della palla di fuoco perfetta. Allora, visto che hai appena nominato la palla di fuoco, come ci starebbero due palle di fuoco in entrata del Razzo Palazzo? La chiccherie, proprio. Che zuccherino. Delicatissimo. Delicatissimi. Cosa c'è, Marco, scusami? C'è il tubo di scappamento. Ah, il tubo di scappamento nel Razzo Palazzo, mi sembra corretto. Guarda se ottone vivo ogni tanto. Quindi anche tu, caro The Torbis, sei conscio che chi sei in questo momento non è chi eri, perché chi eri ancora è come tu sei adesso. Non ho mai avuto dubbio che io so esattamente chi dovrei essere nel posto sbagliato al momento sbagliato, come era una volta quando ero chi dovevo essere nel posto giusto al momento giusto. Oh, banano! Banano! Ciao, Tore! Banano! Che cazzo ho detto? Che cazzo ne so, scusi. No. Anche tu vieni fatto accompagnare di lato. Intanto dietro anche le persone stanno un pochettino rompendo i coglioni, eh? Cioè, vi girate, cioè, vedete un bel po' di persone parecchio incarugnite. E per ultima è rimasta Andrea. Andrea, essendo tu un'avvocata di Jongardi, magari sei già stata al Razzo Palazzo. Sì, però in circostanze un po' spiacevoli. Quindi, visto che tu sei già stata qua come avvocato nel Razzo Palazzo, ti chiedo per cortesia di descrivermelo nel dettaglio. Com'è la facciata del Razzo Palazzo? Allora, bada. Ci stanno due sorte di porte, ok? E poi c'è un lunghissimo corridoio che porta al Salone Bellone, ok? Che poi ci... Il corridoio con che prima? No, niente. Poi ci stanno le scale che se non ci stai attento ti fai un po' male. E poi l'accesso alla sala da pranzo, che se lo chiedi con cortesia ti incartano l'avanzo. E poi c'è il... Scritte queste. E poi c'è lo stanzino di Padre Pio, che se non trovi fuori dai coglioni inizio a urlare. Farima come no, fa rima. Si fa rima, farima. Fa rima. Qualcuno ha bestemmiato. Hai bestemmiato. Bestemmiato, Denise. Ho detto orto bio. Ah, orto bio, perfetto. Ho detto orto bio. È che con leggero lag era perfetta. Vabbè, ce l'avranno un uccello in sto castello, no? Andrea, che cosa ti sporta qua? Qual è il tuo ultimo ricordo? Il mio ultimo ricordo è una torre che esplode. E poi c'è stavano, mi pare, pure quello e quell'altro là. E indico ovviamente Kren e Staffington. E poi, quando ho ripreso conoscenza, ci stava un uomo davanti a me, un certo Julius Gualtieri, che mi ha detto: oh, tu saresti proprio perfetta per far l'avvocato. E devo dire che da allora mi sono trovato molto bene, mi sono trovata in una nuova casa, in una nuova dimensione. Che qual è il tuo desiderio, Andrea? Vedi, il mio cuore si è spezzato tante volte in passato e proprio per questo lo trovo un po' un contrappasso il fatto che mi sono ritrovato a fare l'avvocato divorzista.
ma dopo anni, mesi o forse minuti a vedere gente che piagne, gente che si separa, che si faccia ciao che ama Nina in tribunale, la verità è che tutto ciò che io cerco è la conferma che da qualche parte il vero amore esiste. Amore, amore, amore. Quindi il tuo desiderio è quello di trovare il vero amore, Andrea? Me ne vergogno un po', però sì. Va bene, accomodati. Vi fa mettere di là. E c'è questo nutrito gruppo appunto di persone che sono affidate al tavolo Dread. Come vi dicevo, abbiamo Kren, che è un motore pensante, perché io non ho mai giocato a Troika, e il motore pensante di Kren è uno dei background. Come sei esteticamente? Sei varie accozzaglie di... Sì, sono pezzi di robot messi assieme. Perfetto, tu sei evidentemente intanto guasto. Volano roba dalle parti. Sei evidente guasto, non hai memoria della tua creazione o del tuo scopo, e in certe giornate i tuoi bianchi liquidi interni colano densi dalle crepe nella tua pelle. Cosa vorrei fare? Cosa vorrei fare con questi liquidi interni? Sta a te decidere. Vicino a lui abbiamo Martin, un cavaliere in cerca. Marvin, come sei esteticamente? Una vecchia armatura desueta tutta ammaccata. L'elmo è sempre, la celata dell'elmo è sempre abbassata perché al suo interno dell'armatura non c'è niente. Sei alla ricerca del Graal, della spada, del trono, di Dio, di un amore perduto, oppure di qualche altro oggetto significativo. La tua specie è abbastanza comune. Erri per i mondi mettendo in scena il tuo melodramma romantico, accusando gente per bene d'essere demoni fan. I cavalieri in cerca sono considerati generalmente inoffensivi. Di questo ne parliamo. Infatti, generalmente. Vicino a te, Cataratta, come vi dicevo, un halfling molto canuta. Come sei, Cataratta, esteticamente? Beh, sono proprio una bella vecchietta con un bello chignon, dei fondi di bottiglia veramente molto 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 spessi, e ho questo cestino e dentro ci sono varie armi da taglio, tipo coltellini e cose varie, però coperti, cioè non si vedono. Cataratta è una gagliarda, anche se caduta, scassinatrice. Sei proprio un topo d'appartamento. Di certo hai un buon motivo per vagabondare. I tuoi nemici naturali stanno da entrambi i lati della legge. Stai all'occhio. Meglio non farsi trovare impreparato. Dinanzi a te c'è Staffington, che sta ancora un pochettino flirtando con Lady Gerolda. Staffington, come sei esteticamente? Staffington è un po' cambiato da come potrebbero ricordarselo gli spettatori, perché da quando, diciamo, lui si è trovato separato da Trinket e si è trovato a un certo punto su Troika, quindi totalmente sperduto. Ha cominciato una nuova vita ed è diventato un clavigero. Questo che significa? Che lui tutto ciò che vuole è aprire cose, in qualsiasi maniera. Però qual è la maniera migliore per aprire le cose? Usare delle chiavi. Quindi lui si butta una specie di poncho fatto tutto di chiavi, e ha una cicatrice sull'occhio, e visto che si è separato da Trinket, i suoi tratti da mannaro si sono accentuati, quindi ha i denti ancora un po' più lunghi, per questo parla un po' così. Ah, così. Quindi è Staffington. Esatto, sì. È Staffington. E ricordiamo che Staffington è un clavigero. I clavigeri sono i signori delle chiavi che vagano per l'universo sondando il funzionamento di tutti gli ingressi. Pur rimanendo abbastanza affascinati da semplici porte e forzieri, quello che più li entusiasma sono le barriere metafisiche e metaforiche. Potresti trovare piccoli conclavi di clavigeri accampati attorno alle pendici dei cancelli demoniaci, non i cancelli di Razzo Palazzo, intenti a dibattere i metodi di attacco più appropriati o a costruire oscuri macchinari d'ingresso. Classica cosa da clavigero, lo sai molto bene. Assolutamente. Vicino a te c'è The Tortis, il prete rosso. The Tortis, come sei esteticamente? Io ho un dubbio. Vecchio. Vecchio. Boomer.
Nella descrizione c'è scritto che ho un elmetto di acciaio senza volto. Vuol dire che non copre il volto, che copre il volto, ma non era le fisionomie di volto. Dimmelo tu, è troica. Beh, allora mi copre il volto. Allora mi sei quasi un robot. Perciò è tipo l'elmetto di Merlino su Excalibur, però che scende e copre buona parte del volto. Per il resto una lunga tunica rosso scura e quest'ascia a due maniche più d'abbellimento che altro, e che mi porto sempre appresso. Tu sei appunto un prete rosso, quindi sei un evangelista antisarchico della rossa redenzione, un confessore errante, un cauterizzatore della purulenta ferita del peccato, il costante accumulo e consumo di massa. Solo rigettando tutta la materia terrena ci si può liberare dalla densità che ci lega al demiurgo. Corretto? Quindi è fondamentalmente... Ma infatti non vedo come io non possa legare incredibilmente con Marvin in questa ultima season. Siete perfetti. E infine abbiamo questa nana bionda dalla folta barba, l'avvocato di Yongardy, Andrea. Come è fatta Andrea esteticamente adesso che è una donna in carriera, una nana in carriera? Beh, Andrea ha abbandonato, come ti posso dire, abiti un po' troppo informali per la sua professione, come cotte di maglia e corazze di cuoio. Adesso indossa una bella tunica nera con un bavero bianco e sempre in tasca una maschera da luciadora che gli serve per i processi, chiaramente. Sulle sue spalle... Scusa, non ho capito, Dario. Ho una maschera da luciadora che mi serve per i processi. Quando sto in tribunale, che mi metto? Scusa, non è che servono abiti adeguati. Alle spalle c'ha quella che sembra un'ascia, solo che c'è uno scheletro dentro quest'ascia che indossa degli occhialetti e un cravattino. Ed è mio fratello Patrizio che mi fa da assistente legale. Ah, io mi sono dimenticato una cosa, perdonami nel mio aspetto. Ah. L'ho messo, ma poi... Allora, cambia e, tutto. Hai visto che nei miei averi potevo scegliere una cosa in particolare? Ho scelto il corpo da centauro. Quindi sono fondamentalmente come i micronauti. Non so se è presente. Come si chiama micronauti? Merda, si scrive così, MRDA. Ah, ok. A parte che micronauti, proprio qua siamo a livelli di vecchiaia. Micronauti, folle. Esatto. Però ben me lo ricordo. Nero o bianco? Scelgo Baron Karza, quindi okay. Vado per il nero. Perfetto, so cosa bene. Allora, Andrea è un avvocato di Yongardy. A Yongardy fanno le cose diversamente. Là, a Yongardy rispettano la legge. Ogni giorno c'è la fila fuori dalle corti per riuscire ad accaparrarsi un posto e ad assistere a qualche nuovo promettente legale che difende il suo caso con un metro di acciaio. Cioè, sono tipo dei ring dove ci va lì, ci si gode a vedere questi processi. La gente segue la carriera dei propri avvocati preferiti, guarda tutti i loro casi, colleziona i loro ritratti e si intrufola nelle corti dopo la chiusura per intingere fazzoletti bianchi nelle macchie di sangue lasciate al suolo. A Yongardy teste di cazzo amano la legge. Mi piace il Peggy, ho apprezzato molto. A Yongardy amano la legge anche io. Voi siete lì davanti, vedete che Baranò e Lady Gerolda parlano per un po', dopodiché Lady Gerolda si avvicina. L'organizzatore ha accettato i vostri desideri. Sono desideri puri. Potete entrare all'interno del Razzo Palazzo e partecipare alla famosa cena, al sontuoso banchetto loculiano, in modo tale che se vincerete potrete avere udienza con l'organizzatore. Banchetto, avevo giusto un certo languorino. Si aprono anche per voi le porte del Razzo Palazzo. Appena entrate siete... Ma scusa, che sorte di porte? Ah, ah, ah.
Hai presente quando era morto Gesù Cristo che c'erano queste enormi sfere di pietra? E ce lo dici così? Cazzo! Spoiler! Fatti segno, Roberto! Si aprono i cancelli del Razzo Palazzo. Sono due cancelli normali. Ma non è che è Razzo Palazzo ha i cancelli normali. Cancelli, cancelli. No. Razzo Palazzo, cancelli. Cancelli normali di ebano che si aprono. Cancelli normali di ebano. Sì, è un legno. Trova una bestemmia di ebano. Non è una bestemmia di ebano, è una cosa, cioè. Vabbè, sì, quella che useremo stasera per bestemmiare. No, ti ho detto ma di ebano. Io non so, Marco. Oh, che di ebano? Lo so, allora, voi entrate all'interno di questo lungo corridoio. In fondo lo vedete. In fondo c'è. Come chiamate il sozzo pozzo? Come l'avete chiamato? Pozzo sozzo. Ah, pozzo sozzo, no, pozzo sozzo, ho capito. Pozzo. C'è questo corridoio molto grande. Molto grande, di colori cangianti che continuano a cambiare colore in continuazione. Vedete che su tutto dove state camminando, in realtà quello che sembra essere della moquette, in realtà sono dei piccoli funghetti, molto piccoli, molto piccoli. Fanno anche quasi un rumore particolare questi funghetti qua. Ecco. Ma non è questo il momento di fare il rumore dei funghetti. L'erba blu del cazzo. Però non è questo momento. Ci sono questi funghetti, sono piccolini. Sono piccolini. E passano e fanno sì, il tavolo Dredd. Il tavolo Dredd è lunghissimo. Finché andate al salone, com'è che si chiamava il salone? Bellone. No, fa schifo al cazzo sto nome, lo chiameremo... Non me lo ricordo com'era il salone. Era Salone Bellone. Salone Bellone, vabbè, Dario, cioè, tu sei uno sceneggiatore. Comunque sei uno sceneggiatore tu, va bene. Ogni tanto. Quello che si apre davanti a voi è un salone veramente gigantesco, che per quanto sia dentro il Razzo Palazzo, sembra qualcosa di incredibilmente grande. Ci sono centinaia di tavoli. Questi tavoli sono molto particolari. Ogni gruppo che è stato fatto entrare è stato affidato a un tavolo. Questo tavolo è molto grande. Sono dei tavoli quadrati, sono larghi all'incirca 3 metri di 3 metri per 3 metri. Sono strani, quello non hanno una tovaglia sopra, una specie di piccolo materassino, e sui bordi piegati ci sono come delle corde in basso. Aspettate un po' di tempo, intanto vengono serviti dei drink, ci sono queste ruote che passano in giro e vi offrono da bere, ci sono dei camerieri, è tutto molto, molto tranquillo, molto sereno. Intanto anche questo, vi ricordate che il Razzo Palazzo comunque non aveva dei muri particolarmente alti, ma nonostante ciò è veramente ampio, è molto arioso. Entrate. A un certo punto entrano in fondo sia Bananò che Lady Gherolda. In realtà voi siamo passati pochi attimi, però vedete che effettivamente la stanza è veramente gremita di persone, e di creature, e di oggetti senzienti. E c'è uno squillo di tromba. Dopodiché una voce parla, una voce molto roca. Benvenuti a questa scena del Razzo Palazzo. Io sono l'organizzatore. Avete superato le prime due prove. La prova è quella dell'invito. Siete stati selezionati tra miliardi e miliardi e miliardi di persone. Dopodiché avete sorpassato la prova di Bananò e di Messer Bananò e Lady Gherolda, i miei assistenti, estremamente bravi e competenti a scegliere persone dai desideri puri. E adesso avete l'ultima prova. Solo uno di voi potrà trionfare. Un tavolo. Benvenuti al Luculliano Banchetto All You Can Beat. Insomma, tutti i tavoli diventano dei ring.
le corde che erano presenti sotto si alzano e creano dei ring. Ogni singolo tavolo diventa un ring e in alto viene scritta proprio la gigantesca scritta All You Can Beat in 3. Se mi fate lavorare fuori orario o metto un parcella, eh. Queste, quello che vi sto dicendo adesso è colpa della nostra community che ha inventato queste cose, quindi se dovete incazzarvi non incazzatevi con me, ma incazzatevi con la community. La nostra community è la tua? Sì, sì, la community infatti fa veramente esatto. Cagare e io li odio tutti quanti. Se veramente c'è diventato uno streamer pessimo, devo dire sì, la colpa alla community. No, no, io li odio, io non so come dirglielo, io vi odio, proprio c'è, cioè, però loro sono felici. Quindi ma ognuno c'ha la community che si merda. Esatto, esatto, esattamente. Ognuno di voi... con la voce continua dovrà affrontare tre portate, l'entrée, la portata principale e il dessert. Perfettamente, il dessert. Solo chi sopravviverà al terribile scontro potrà venirmi a incontrare. Vi lascio qualche minuto per poter organizzare la vostra pancia e le vostre forze. E ricordatevi che potrete cibarvi solo dopo che avrete sconfitto i vostri piatti. Tanto lo mangio io. Ma io non ho capito contro chi dobbiamo comprare. Adesso viene scritto l'entrée, il menu si apre e il primo scontro dell'entrée è contro l'insalata rissa e il cocktail schiaffi. Insalata rissa e cocktail di schiaffi. Bravi. Chissà, chissà la pasta, la pasta alla puttanesca come sarà. No, puoi capire cos'è il main dish. Che cosa volete fare per prepararvi? Ognuno di voi ha delle abilità avanzate, può fare un tiro fortuna, può fare qualsiasi cosa per capire che cosa gli aspetta. Potete combattere tutti quanti, potete combattere solo qualcuno, sta a voi scegliere. Che cosa volete fare? Intorno vedete che le varie persone iniziano a organizzarsi. C'è chi si mette un mega bavaglione, chi vedete che sta affilando dei coltelli e delle forchette gigantesche, chi sta aprendo la bocca in maniera gargantuesca, chi sta a smontare il pozzo zozzo e lo sta portando all'ingresso. Ci sono varie cose. Io sono semplicemente sono convinta che ci siano dei precedenti legali che mi possano aiutare in questo processo e quindi semplicemente sfoglio il mio manuale di legge insieme a Patrizio che, come ha detto uno in chat, mi aiuta in giudizio e mi metto la mia maschera da luciadora ripetendo il giuramento di giustizia. Quindi vuoi ripetere il giuramento di Yogardi? Yogardi, sì. Perfetto, per favore, declamacelo. Merda. Giuro solennemente di servire i più alti principi di giustizia, così alti che c'è poco ossigeno e restano un po' appannati nei secoli e nei secoli, avanti e indietro nel tempo, per sempre. Vedi che Patrizio ti guarda. Andrea, sei sempre meravigliosa. Parla so. Patrizio. Sì, non so se ti ricordi. Parlava così, lo facevi parlare così tu. Ah, parlava tutto così, Patrizio. Te ricordo così. Ma Andrea, sei stata meravigliosa allora, bravissima. Grazie, tesoro, grazie. E inizio ognuno a scattapellare. Ognuno di voi può prepararsi in qualche modo per avere dopo dei eventuali vantaggi. Qualcuno mi spiega come funziona? Non ho capito. Ma chi se ne scocchiccia? Come con chi c'è? Scusa, non sei mai andato a cena fuori a Troica? Adesso c'è il cocktail di schiaffi e l'insalata rissa. Non sei mai andato a Troica, dica? La prima portata è il cocktail di schiaffi? O è l'insalata rissa? Potete scegliere. Scegliete voi, è un olio che britte, quindi c'è. Contro chi volete? Insalata di schiaffi? O cocktail di rissa? No.
o insalata rissa o il cocktail di schiaffi? Io vado per l'insalata rissa. Ok. No, 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 potete scegliere, assolutamente, come tavolo potete scegliere. Io scelgo l'insalata rissa. Sì, mi piace il nome, per me prendo il cocktail di schiaffi. Ma okay, perché un'insalata, voglio restare leggera. Ci sono due insalate risse, e lì proprio arriva vicino a voi quello che è un uomo, un umano, all'incirca sui 50 anni, in livrea. Sembra uscito da Downton Abbey, per farvi capire. Perfetto. I signori desiderano ordinare? Sì, grazie. Per me un'insalata rissa e un frusta, grazie. Non una frusta per i leoni, ma una frusta per montare le cose. Una frusta culinaria. Perfetto. Per voi? Io della benzina. Non c'è? C'è insalata rissa o cocktail di schiaffi? Ah, ma là, un'insalata rissa. Due insalate rissa. Si può aggiungere della benzina. Vediamo. Avvocato? Io c'ho... Bentornata. Grazie, grazie. Grazie caro, per quel problema. Io... Ma non ti preoccupare, guarda che... Te lo ricordi il problema, vero avvocato? Sì, sì, sì. Ma me lo puoi ricordare, che non me lo ricordo. È la storia degli alimenti. Che alimenti? Per qua che non mi hanno porcato... È che tu moglie ti ha chiesto gli alimenti e tu hai iniziato a servirgli i piatti perché te li confuso. Ma secondo me va bene lo stesso perché la prospicienza semantica è fondante del diritto di Jongardi. Sì. Comunque... Io ho un po' dei problemi di reflusso da quando sono una libera professionista, quindi ordino un'insalata rissa e una pozione di Dio panna per dopo. Ok, così non si rinfaccia. Capito, non si rimpone. Perfetto, grazie. Per lei invece equino automa? Kuren, io prendo il cocktail di schiaffi, un bicchiere di petrolio, se possibile direttamente da una petroliera che ha appena incagliato in un paradiso tropicale, perché lo preferisco, e gradirei anche due pistolette e una alabarda spaziale, grazie. Che cosa vuole, scusi? Una insalata rissa? No. Non è che lo fa prego. No, no, no. Allora, dicevo, un'insalata rissa. Perfetto. Servirebbe. Sì, sì, sì. E altre amenità. Perfetto. Essere dalle fattezze fanciullesche e candidi. Sto parlando con te. Staffington. 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 Io... Mi sentite? Sì, 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 mi sentite? Io guarderei un cocktail di schiaffi e una pizza. In faccia? Per il cocktail di schiaffi, una pizza, sì. Ok. Le due cose sono coeve. Quindi finora abbiamo quattro insalate rissa, un cocktail di schiaffi. È corretto? Mazza, sbagliato mestiere, Nico. Ti sei ricordato tutto. Chi è Nico? Non so. Nicolas. Esatto. Piccolo riassunto. Come vedete, ormai c'è Gerolda e si è... Cioè, scusate, mi sono tornati Trinket e Staffington fondamentalmente per problemi tecnologici causati da sbalzi di corrente. Abbiamo metà finalmente ritrovata. Esatto. Abbiamo optato, ha preso un treno velocissimo ed è arrivata subito a casa di Lore. Esatto. E quindi cioè, sono riusciti. Quindi per questa live avremo il faccione della vecchia cataratta. Allora, cosa è successo finora? Dopo essere arrivati nel mondo di Troika su uno zeppelin pieno di luci, hanno fatto la fila fuori dal razzo palazzo. Dopo aver incontrato Bananò e Lady Gerolda, sono state fatte entrare alla cena del desiderio di tutti, dove un desiderio di tutti i partecipanti che riescono ad arrivare vivi alla fine di questa cena può essere soddisfatto. Superata anche la fase di ammissione all'interno del razzo palazzo, si trovano davanti nel salone, dove ogni tavolo è diventato un ring per il buffet All You Can Beat.
devono superare la cena, ovvero sconfiggere e nutrirsi, quindi un entrée, una portata principale e un dessert. Hanno preso gli ordini e adesso sono pronti a prepararsi per questa loculiana cena e anche per animazzate. Quindi, sta a voi. Cosa volete fare? Potete fare tutti qualcosa prima che arrivino i vostri ordini. Me l'hanno portata la frusta da cibo? La frusta da cibo ti è stata portata. È una piccola frustina. Metallica. La filo. E il... un bicchiere di petrolio? Un bicchiere di petrolio. E, la di Ghironda è ancora nei paraggi? La benzina? Sì, è in alto. È in alto. La benzina non c'è, The Tortoise. Che strano mondo. C'è però un bicchiere di petrolio. C'è la di Ghironda in alto. Ok. Queste scale assieme a Banano. Ok, io mi metto alla base delle scale e faccio mia Ghirondama, vi prego, assistetemi in questa... Mia nonna diceva sempre, quando si mangia si lotta contro la morte, assistimi in questa battaglia. Suonami! Devi suonarmi, non ti assisto, suonami! Se ti suono mi affitti? Sì. Ok. Allora ti posso suonare mentre combattiamo contro il Fibbo. Vedi che Banano ti guarda e fa Banano. Però di Ghironda si sta sporgendo verso il balcone. Ok, io quindi la se ti serve le di Ghironda, allora facciamo un tiro, visto che non è stato fatto un tiro, così okay. Facciamo vedere come funziona. Puoi fare, allora, guarda se tu hai delle abilità avanzate particolari, come funzionano i tiri in Troika. Ogni classe ha delle abilità avanzate, delle cose particolari, possono essere degli incantesimi, possono essere delle armi particolari o possono essere proprio delle abilità. Viene fatto, c'è un valore che è il valore dell'abilità, i livelli che si hanno in questa abilità si sommano, il valore totale è il risultato su cui bisogna tirare 2 di 6 e stare sotto. Se non si hanno, ad esempio, adesso mi invento, tu vuoi arrampicarti e prendere dal volo o qualcosa del genere, non hai nessuna abilità, puoi fare un tiro fortuna. Tiri fortuna è un valore, ci sono un valore di fortuna. Ogni volta che effetti un tiro fortuna devi togliere un punto in fortuna, sia che tu abbia successo oppure no, e capita quello che hai chiesto. Beh, io avrei forfa, quindi per afferrarla andrebbe benissimo. Certo, assolutamente. Devi ruolarmi come la ferri... No, lei si sta sporgendo, quindi? Sì, lei si sporge. Allora io mi tolgo il mio pesante poncio di chiavi, lo getto a terra, faccio un balzo e la cerco di afferrare al volo. Vai! Tiro, Quanto hai in totale il valore di forza? 9. Quindi devi fare meno di 9, tira 2 di 6. Ok, 2 di 6. Però dopo che l'hai suonata, lavati le mani. Non riesco a leggere quanto ho fatto. 2. Ho fatto 2. Doppio 1. Sì. Successo incredibile. Quindi, wow, ti tiro fuori veramente Baryshnikov per citare... Sì, e il problema è che crei anche molto imbarazzo in tutta la sala, perché Lady Ghironda inizia a fare degli ululati vergognosi, ma veramente imbarazzanti. Cioè... Ma sentiamoli! Sì, esatto, come sono? Infatti, non mi sento calato nella scena, Nicola. Nicola, non mi arriva la pace. Dacci un'idea! Non sento l'Africa, Nicola. Non mi arriva il pathos. Stop it, Thor! Di più! Voglio un do! Dammi il tuo cazzo di do! Così! Sì, la do! Ah, ma siamo proprio... Spero sono proprio contenta che l'abbia fatto quello che ha ordinato la signora. Per favore, clippate. Proprio contenta che sia successo. Lady Ghironda canta sì la do, va bene così, ragazzi. Certo. Classico. Non è vero, io sono un signore, comunque non potrei mai, mia Ghirondama. Andiamo, l'antipasto ci aspetta. Vedi che hai un'arma adesso, ti vale come arma, Lady Ghironda, come se fosse un gigantesco martellazzo. Dopo vedremo i danni, come si fanno i danni in troica. Esatto. Nel gioco d'oro. Top. Perché naturalmente, Riccardo, tu non avrai idea, no?
Tiro un D6. Esatto. A caso, però c'è azzeccato. Ma non posso dire. Magari ho letto il regolamento. Magari. Allora, è arrivata la frusta di Marvin. È arrivato il bicchiere di petrolio, che non voglio neanche sapere cosa vorrà farsi, di Kren. C'è la ghironda di Staffington. La pizza. Cosa? La mia pizza è arrivata. La pizza, la pizza arriva con gli antipasti. Io l'ho capito, ma faccio una pizza. Ok. Perfetto, bene. Cataratta, c'è qualcosa che vuoi? Sì. Ah, io potrei, non lo so, iniziare magari con un bel tonico. Un bel tonico, non so, che tonici avete qua? Ma, svariati tonici. Avranno il tonico fonico. Un'acqua di violetta. Tonica. Un'acqua di violetta o, non lo so, una tisanina allo zenzero. Ma può scegliere una tisana allo zenzero o un'acqua di violetta? Ma stasera mi sento un po' peperina, facciamo la tisana allo zenzero. La tisana allo zenzero. Ti portano una fumante tisana allo zenzero dall'incredibile profumo di zenzero. Molto intenso. Pazzesco. Proprio quello che volevo. Stranamente è un piatto normale. Andrea. È arrivato il mio Riopan. Sì, c'è anche le Riopan, così. C'è il Riopan, ma c'è la benzina, qui a Troia, va bene. Polemica! Guarda, io so cosa fare, però voglio prima vedere i piatti, quindi mi preservo. Allora, The Tortoise, ti posso dare una benzina che non si infiamma? No, aspetta, ho cambiato, io non voglio niente, perché il niente è quello che più si allontana la massa. E perciò tutto ciò che posso possedere è qualcosa che mi appesantisce. Qua c'è massa ovunque, Infatti, ribrezzo, voglio dare fuoco a tutto. Enrica, non ho capito una cosa. Il tuo personaggio, sì, tecnicamente è un aspirante anoressica. Dissocio. Posso? Io nel dubbio mi dissocio. No, in realtà è un... è un prete... in realtà è un evangelista antisarchico. Dobbiamo spiegare. A proposito, qual è il credo della Rossa Redenzione, The Tortoise? Raccontaci un pochettino del credo della Rossa Redenzione, essendo tu un evangelista antisarchico, ma soprattutto come si fa a liberare dalla densità che ci lega al Demiurgo? Se qua sono cose che vorrei sapere, per favore. Posso dire a massa che massa? Ora non c'è più niente. Questo è tutto ciò che dobbiamo fare per sconfiggere la massa. La massa marittima, soprattutto. Cioè, poiché... Cioè, tu sei in grado di sconfiggere la massa con un'ascia da battaglia, lama singola, simbolica. Quindi veramente gradirei sapere come un evangelista antisarchico della Rossa Redenzione cerca di allontanarsi dal Tugurio Demiurgo. Veramente, cioè, sono molto interessato. Potrei anche aderire al tuo culto, se mi interessa. Dammi qualche secondo per lanciare gli incantesimi che ci ho scritti qua, o scoprirai. Va bene. Allora ti dirò di più. Sì. Visto che voglio farti un torto. Grazie. Che tu non vuoi la massa, in realtà io la massa te la do, ti do un bicchiere di benzina. Va bene. Come da richiesta. Grazie. E niente, figurati. Avete tutti qualcosa. Stanno arrivando i vostri piatti. L'insalata di schiaffi, ne arrivano quattro. Arriva queste gigantesche terrine di vetro, sono larghe all'incirca 2 metri e alte 1,50 m, molto larghe, piene di... Il cocktail di schiaffi. L'insalata rissa. Esatto, cocktail di schiaffi. Sono due cocktail di schiaffi. Queste terrine da appunto 2 metri di larghezza, 1,50 m, pieno di mani dentro. Sono mani alte all'incirca 50 centimetri, ce ne sono una ventina dentro. Ah. E arrivano con le loro piccole zampe in stivali camperos. Giusto.
Ma certo, quelle che vanno servite. Sì. Arrivano, fanno una catena e salgono sopra queste piccole gambette. Dietro di loro ci sono quattro insalate rissa, sono come delle lattughe giganti con un torpiloquio allucinante che si prendono a fogliate tra loro come dei pazzi, insultandosi, sentite proprio imprecazioni, bestemmie, che cazzo guardi, pezzo di merda, ma che cazzo vuoi tu, figlio del cazzo, e si è proprio ci vorrei romana, quindi sì, no, sono proprio incazzate, no, è la fuga romana quella, no. Poi c'è anche un c'è il la valeriana. Oh zio, oh che cazzo guardi zio, oh ti faccio un culo così, oh l'invidia romana è andata a fanculo. Poi anche l'iceberg. No, è glaciale. Bella. A me ha fatto come si chiude la live, scusate. E questo guarda, tasto russo. Un incantesimo chiudere, posso provare quello. Quindi, Nico, sostanzialmente ci apprestiamo alla pugna. Sì. Purtroppo. Non si è mai detto che un cavaliere agisca per ultimo in una pugna. Estraggo la spada e avanzo con passo deciso verso la mia insalata rissa e la guardo e faccio: ho ordinato un'insalata rissa, che venga qui immediatamente. Vedi che non ti cagano di pezza, iniziano a, cioè sono tutte incazzate tra di loro, anche il cocktail di schiaffi, partono queste manate in aria e tirano sti ceffoni in faccia all'insalata rissa. Terribili. Tutti quanti siete invitati a salire sul ring. Salgo sul ring. Salisco contemporaneamente, salisco. Quindi. Sì, contemporaneamente. Ah, la mia pizza ovviamente era una capricciosa, eh. Cioè. Dopo poteva... Io non ho parole per la... Salite sul ring. Come funziona l'iniziativa in troica? In troica è molto particolare, ovvero si mette tutto, in teoria, ognuno di voi ha due segnalini di un colore, li mette in un sacchetto. Io prendo tutti i segnalini colorati, li metto in un altro sacchetto. Lo metto nello stesso sacchetto, sono per i nemici. E dopo prendo un segnalino bianco, che è la fine del turno, si estrae a caso. Potreste anche non agire mai, voi. Cosa succede? Se venite attaccati, in realtà non è come il classico gioco di ruolo che voi attaccate, c'è una classe armatura, dovete superarla e via dicendo, no. È un tiro contrapposto, chi vince corca l'altro, quindi voi potete sia essere corcati che corcare quando non è il vostro turno. Adesso noi siamo in 6 giocatori, quindi metto 6 giocatori, ognuno di voi avrà un colore. Mi toglierlo? Se intanto non la faccio vedere, ve lo dico io. Allora... Allora, ci sarà, ricordatevi questo. Kren, tu sei il Crimson. Sono il rosso. Crimson. No, poi dico proprio i nomi come sono così, è Troika, quindi c'è. Robby, sei il Purple. Poi... Deep però, eh? Sì, Deep. Staffington, sei il Gold. Cataratta, sei il Lime. Sicuramente bravo. Che cazzo so, sono colori di troica. Vogliassi Mr. Brown. The Tortoise sei il Chill. Che cazzo è il Chill? Che cazzo ne so io, scusi, c'è scritto qua. Tipo Mami. Eh? Tutto come? Mami, e invece Andrea sei l'Honeydew. Honeydew. Quando sarà la signorina vabbè, tipo un giallino, insomma. Vabbè, ci dobbiamo ricordare. No, dovete scrivere, io ve li chiamo io, non è un problema. No, ma sì. Allora, se andate sotto zero, morite nell'esatto momento in cui viene tirato fuori il token del nuovo round. Se siete sotto zero e viene tirato fuori il nuovo round e non venite curati, morite. Anzi, no, scusatemi, se andate sotto zero, morite immediatamente. Se siete a zero e viene tirato fuori il token del nuovo round, morite. Potete curarvi, potete... Vi ricordo che avete tre... Potete usare fino a tre... razioni al giorno. Le razioni vi fanno curare di un di sei. Allora, iniziamo. Bene, signori, è stato servito l'entrée. Buon appetito a tutti quanti. Iniziamo. Start round. New round. Next round. Purple, Kren, state. No, io ero Crimson. No, cioè, no, siamo male.
Chi è il pazzo? Dai, si è premesso il rosso. Io non li ho segnati, quindi vi dovete dire voi. Perché sì, cioè, non deve essere tutto brodo di giuggiole la pappa pronta. Devono fare. Dai, Purple, chi era il Purple? Sono Roberto! Io! Vai Roberto, volevi partire per primo? Purple, cazzo, parti! È mezz'ora che dico che sono io! Allora, senti, questa è un'insalata rissa, come si sa e come in tutte le ricette, che l'insalata rissa è fatta di maionese. Essendo io bravo a giostrare e avendo una frusta in mano, inizio a girargli vorticosamente intorno per farla impazzire. Quindi la monti? La monto, esatto. GG, bravo. Ci mancava proprio la sottolineatura. Bravo. Ok. Come la monti? Fammi un tiro per colpire con la... Un tiro per montare. Con la frusta. Io nel dubbio mi dissocio, poi comunque... Vai. Ma la monto al contrario, però vorrei specificare. Ecco, bravo, meno male. Questo grazie. È importante. No, è importante reverse. Perché, se no la maionese non impazzisce. Okay. Falla impazzire, vabbè, falla impazzire. Perché hai tirato di 20? Perché no? Devi tirare 2 di 6. Non l'ho tirato io. L'ho tirato 2 di 6 e ci sono 2-1. Ecco, ci sono 2. Ha fatto 2-1? L'ha tirato. L'ha tirato. 2-1, cataratta l'ha tirato. Ah no, questo è il tiro di cataratta. Devo tirare 2 di 6? Tira 2 di 6. Allora tu adesso hai un valore in attaccare, combattere qualcosa, corretto? Ah, no, ok, Roberto. Ok. Ma no, non è 16, è 7. Allora è 7. Quanto hai nel valore vicino del tuo combattimento? Nel valore del combattimento, che intendiamo? Abilità. Sì, tu hai fatto 7 più... Allora, io c'ho giostrare. Esatto, giostrare. Quanto è il valore finale di giostrare? 9. Quindi hai fatto 9. 7 più 9, 16. Esatto. Tiro anch'io. Yes. Perché è un tiro contrapposto. Ho tirato solo uno perché sono un imbecille. Allora, l'altro di 6, tacchete. Ho fatto 4 più 2, 6. 6 più 5, 11. Passi tu, quindi tu mi fai i danni. Come si fanno i danni? Tu stai usando la frusta, corretto? La frusta. Quindi può avere il danno di un coltello. Sì, grosso modo. Allora, tu adesso devi tirare un D6. Hai qualche modificatore? No, non credo. Allora tira un D6, dopodiché c'è la tabella armi da bischia. In base al risultato che fai col D6 ti dico il danno che fai. Allora, un D6. Quattro. Con quattro, col coltello, mi fai due danni. E tu la monti. E cerco andare al contrario per farla impazzire la maionese? Aspetta. Utile? Sì, molto utile. Tu la monti, inizia a girare, la fai impazzire. L'insalata rissa perde un po' della sua maionese, vedi che iniziano a perdere dall'insalata, dalle foglie, inizia a dire parolacce a caso e inizia a comportarsi in maniera più gentile. Ma pronto, ok. Non ci voglia tanto di spaccarti la faccia. Ragazzi, siamo più tranquilli. E le altre si incazzano sempre di più. Gli hai fatto due danni. Sta. Bene. Next turn. Honeydew. Andrea. Eccomi. Andrea. Allora. C'è un'insalata rissa, quella di Marvin, che sta venendo, sta impazzendo in tutti i sensi. Ah, quindi non sono contro la mia insalata rissa, sono contro la sua insalata rissa. Sì, è un po', insomma, è un all you can beat, quindi c'è tutti assaggiano un po' di tutto. Io guardo con molta serietà e accuratezza l'insalata rissa, sì. E divento periz sociale, per cui gli dico... Io... Ho avuto il cuore spezzato e ho combattuto il cibo per tanto tempo. I disturbi alimentari non sono una cosa da prendere sotto gamba. Quindi io, caro cibo, ora non ti combatterò più. Ora ti accetto come portatore di gioia. E semplicemente mi metto un bavaglio e gli sorrido aprendogli le braccia.
se vuoi, visto che ti vedo perplesso, se vuoi, a questa cosa che ho detto, ci posso anche abbinare un tiro. Perché è chiaro che io sto cercando in qualche modo di affrancare lo spirito spezzato dell'insalata rissa. Quindi sto chiaramente usando guarigione. Tu stai curando il tuo nemico? Esatto. Lo sto curando da un punto di vista spirituale, perché i disturbi alimentari sono una cosa seria e io il cibo non lo voglio combattere. Il cibo è una cosa bella. Bellissimo! 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 Vedi che la tua insalata rissa? Ma però sei meno stronza di quanto immaginassi. Grazie tesoro. Però che cazzo guardi ancora? Fammi il tiro. Allora, guarigione c'ho 1 più 5 di abilità. Quindi tiro 2 di 6. Guarda come mi destreggio in questo regolamento. E ho fatto 6 più 4, 10. 10. Vediamo. Lei è molto contenta di questa cosa. Vuol vedere se anche lei... Bilico, testa, no. Non so, sono in bilico. Ma se pensano in bilico pure qua, dai. Com'è possibile? Che cazzo? Vabbè. 6, ho fatto 6 più 5, 11. Quanto hai fatto tu? Io 10 più 6, 16. Lei è assolutamente guarita. Vedi che l'insalata rissa si spacca una foglia. E non so, stronza. Ma lo so, ma lo so. Sono buona, vero che sono buona? Tutto gioia. Sei buona con il pane. Andrea, io non voglio più combatterti. Voglio essere la tua insalata. Sarai il mio propasto. Perché non è un antipasto ormai, fai favorevoli, quindi è propasto. Cos'è? Avvocato, scusi, che cos'è un propasto? È nel senso, ogni perorazione avvocatesca c'ha la desinenza pro, ok? La pro loco, la pro cesso, la pro pasto. La pro patria. Stiamo a giocare a Troica, no? Sì, infatti c'è un po' di troicate, ne stiamo facendo allucinante. Quindi tu adesso hai la tua insalata, non è più rissa. No, è un'insalata e io la mangio la mangio con calma, con rispetto e complimentandola, facendo piccoli versetti di apprezzamento. Madonna mia, in questo punto poi sei particolarmente bilanciata, la sapidità è incredibile. Allora, se tu tieni delle parti di insalata, puoi usarla per curarti, te o qualcuno del tuo gruppo, tra una portata e l'altra. Ok. Turno successivo. Amo sta iniziativa. Molto figa, sì. E noi decido io, sto tirando fuori Teal. Guarda, vieni qua a rifilmare col cellulare. Ah, sì, guarda, testimone. Guarda che è successo, Teal. Teal, il famoso che non si capisce. Teal, è tipo un color petrolio, tra parentesi. Sei tu. Ah, non era Cilla, io avevo Cilla. Hai pronunciato un'altra cosa prima. Cilla. Io ho detto Ciali, sei detto. Cialis Dungeon. Che cosa vuoi fare, The Tortis? Ma io sono indignato da questa buffata così ricca di materie e cose, e perciò mi metto al centro del ring e cerco di illuminare tutti quanti con la sapienza dell'antimateria. Allora, tu considera che sei in mezzo a un quantitativo di massa, sei pieno di massa, c'è una massa allucinante in giorno. Mi fa schifo tutto ciò, e perciò voglio illuminare le menti di queste persone. Come le vuoi? Ho paura di chiederlo. Con lampo. Lancio lampo. Allora, aspetta. Fondamentalmente accega tutti nel raggio di 20 metri. Allora, visto che... io ti pregherei... descrivere come funzionano gli incantesimi. Allora, quando uno stregone batte le mani nel modo appropriato, proietta da essi le luci di mille soli. Chiunque si trovi entro 20 metri deve eseguire una prova di fortuna o di abilità per i nemici, o rimane accecato per un di 6 minuti.
Allora, niente, brutto stronzo. Quando hai iniziato pensavo stessi dicendo boiate. E ho detto, cazzo, ma ha letto davvero il manuale? Poi mi sono accorto che stai leggendo. No, te pare, lo sapevo a memoria. Allora, scherzi a parte, tutto corretto. Il numero che c'è vicino, Ricky, è il numero di punti resistenza che ti devi togliere. Tu incantesimi puoi lanciarne quanti ne vuoi, tranne se arrivi a zero resistenza perché puoi morire. Ma soprattutto devi stare attento che se fai un doppio uno, in questo caso qua perché è un tiro, no scusami, qua devi stare sotto, non è un tiro per colpire, è solo un tiro per entrare. Se fai un doppio 6 è un fallimento critico, devi creare sulla tabella degli ops e sono cazzurati. Quindi adesso guarda per tirare gli incanti per lampo, che valore hai vicino? Ci vuoi? Lampo, che valore hai vicino? Ah, scusa, totale? Totale? Sì. 12. Perfetto, 12. Tiri 2 di 6 e devi stare sotto a 12, a meno che non fai 2 di 6. Madonna, visto il primo 6 mi sono cagato sotto. 7. Hai fatto 7. Lampo entra. Tira per favore un di 6. Eccolo. Ok, 4. Tutti quanti voi, tutti, tutti, dovete farmi tutti una prova di fortuna, altrimenti rimanete accecato per un di 6 minuti. Io tiro. Devi stare sotto al valore, giusto? Sì, dovete stare sotto al valore di fortuna. Quindi diciamo perdete anche un punto fortuna, Due di sei. Sì, due di 6. Aia, spiace. Merda. Che sopra è accecato, quindi non metterà nulla. No, ci vedo. Per 4 minuti. No, accecato. E perdiamo un punto fortuna, sì, giusto? Quanti? Sia che sia passato, sia che non sia passato. Io cioè, il mio è passato. Anch'io sono passato. Adesso noi non vediamo c'è il dice roller che si mette sopra. 1, 2, 3, 4. Gli amici di rompente ho sbagliato. Allora ok, uno solo non è passato. Ah no, ma uno non serviva neanche che lo tirassi perché era già l'insalata buona. Io l'ho passato con tutti, mi dispiace Riccardo. Solo a me mi hai accecato. Sì, ho accecato. Beh, rifacciamo. Allora. Solo la buona Andrea. Però la giustizia c'è. Allora, io era un gesto simbolico. Ok, hai fatto 7, abbiamo fatto 2-7. Quindi siamo rientrati. Okay. Perfetto, quindi chi è l'unica accecata? Da uno. Andrea, sei tu? Sì. Perfetto. Ah, okay, cioè, pensi i nemici, non è nessuno rimasto accecato. Ci sono ancora 4, scusatemi, 3 insalate rissa e le 2 cotte di schiaffi. Che gonfio con l'occhio del cuore, Ricca. Next door. Oh, Eddie Enemy. Davanti a voi c'è un'insalata di schiaffi che si inalbera un pochettino. Un cocktail di schiaffi, scusate, un bel cocktail di schiaffi. Uno a caso, tiro un di 6, vediamo chi colpisce. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Facciamo per finire tutto al caso, lo school pure selvaggio. Tiro. 6, Andrea. L'unica che non può vedere e non si può difendere, mi dispiace Andrea. Perfetto. 2 di 6. 2 di 6 di danni, mi fai? No, 2 di 6, vediamo tanto se... Se ti piglia. No, lo piglio per forza. 6 più 3, 9. Ho fatto 15, quindi adesso devo tirare un di 6. Facciamo un bel 6 che la scartavetto. 5. Con 5, col cocktail di schiaffi, che è come se fosse un coltello, ti faccio 4 danni. Hai qualche armatura, qualcosa? No. Bene, ti prendi alla resistenza? Vanno tolti alla resistenza. Quando arrivi a zero sei svenuta. Se vai sotto zero muori. Ciao Ottone. Ti prendi questi 4 schiaffoni, pa, 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 pa. Però sono molto gustosi. Hanno un buon gusto. In faccia. Voi lo vedete? Io no. Esatto. Dopodiché l'altra cocktail di schiaffi, altro turno, si avvicina di nuovo.
vediamo un po' che colpisce. Anche qua si va di total random proprio. Piatto un D8 perché sono imbecille. 2. Marvin, sta a te. Allora, io devo tirare 2d6. Tiri 2d6, allora io faccio 2 più 1, 3, più 5, 8. Se fai più di 8, colpisci tu e mi puoi corcare. E devo, posso assommare? Certo, certo, cioè tu è come se... La cosa bella di questo gioco che è come se tu facessi un attacco. 9 più... Perfetto, mi colpisci. Vai, tira adesso un d6 più 6 dei modificatori. Lo colpisco stavolta. Perfetto. Con la spada. Quindi tiro un D6, giusto? Sì, un D6. Due. Spada lunga hai o spada normale? Spada normale, che è 6 per me. Gli fai 6 danni. Micchialo. La affetti letteralmente. A quest'altra insalata, a quest'altro cocktail di schiaffi? No, l'insalata rissa, l'insalata rissa. La taglia a metà. Tagli proprio questa insalata che si apre tra un turpiloquio di bestemmie e parolacce. Tutte le foglie vengono sparse al suolo. E quindi due sono eliminate. Quella che è diventata buona di Andrea e questa che Marvin ha appena potuto fare letteralmente a pezzi. Dopodiché Gold. Oh, eccomi. Allora, io vorrei andare dall'insalata, no, dal cocktail di schiaffi. L'ultimo che è rimasto? Sì, che sono tutte delle mani. No, no, scusami, cioè, sono due cocktail di schiaffi, scusa. Ce n'è uno che sta prendendo la schiaffone in faccia a Andrea. L'altro che è lì nel mezzo, che tutte le mani iniziano a saltare. Vado da quello che se la sta prendendo con la povera Andrea, considerando perfetto. Che comunque all'epoca la riconosco essere stata una mia compagna d'avventure. Sì. E vorrei fare l'incantesimo chiudere sulle mani del cocktail di schiaffi per farle... diventare a pugno. I pugni nelle mani. Esatto. Per fare peggio. Sì, esatto. Ormai l'hai detto, quindi non si può tornare indietro. Ti rendi conto che mi prende a pugni? C'ha sa quello che fa, sa quello che sto quello facendo. Che faccio. Il ragazzo ha un piano. Ok. Devo, magari è contro di noi, devo consumare un punto resistenza e devo fare qualche tiro per poter seguire questo incantesimo. Come si chiama l'incantesimo? Chiudere. Quindi leggiamo cosa fa chiudere. Chiudere la live. Chiude magicamente qualcosa. Questo deve avere un qualcosa di chiudibile. A quel punto è sigillato. Dura finché non viene cancellato o terminato. Basta che non devi fare nessun tiro. Consumo una cosa di esistenza. No, aspetta, scusami. No, ho detto una cazzata. Cerca di fare un tiro. Tu hai un valore con chiudere. Vicino. Vabbè, sì, certo. C'ho 7 io. Non devi fare meno di 7. Speriamo bene. Allora. Speriamo. No, scusami, come fai ad avere 7? L'abilità avanzata che livello è? 1. L'abilità normale 6? 6. Allora, magari. Allora, quanto ho fatto? Ho fatto mi sa esattamente 7. 6-7 va bene? Sì, non riesco a capire questo cazzo. Basta vedere, guardo io, apro sì. 6 più 1, 7. 7 va benissimo. Ok, ho fatto 7. Quindi io chiudo questi pugni, cioè chiudo queste mani a pugno. Inizia a saltare in giro sti cazzotti, eh. Ok, dopodiché mi giro verso la ghirondama e faccio: tu sei la mia asso, tu sei il mio affo nella manica. Sì. E allora, l'asso è una carta, batte batte sasso, ho vinto. C'ha ragione, sai. A casa. Ha vinto, sì. Hai voluto giocare a Troia? Ammazza. Hai voluto pubblicare Troia? Queste robe su Cyberpunk non succedono. Io non ho parole perché non cioè, è talmente geniale che non mi sembra neanche sì, è stivello. Brillante. È completamente brillante. Sta così brillante che sono accecato di nuovo. Allora, Lorenzo, bravo. Grazie. Io stavo per dire, che cazzo fai? Cos'hai, sasso, carta e fuoco? Sasso. Tu sei il mio asso. No, sì, è geniale. Tutto corretto. Tutto corretto, però. Quindi c'è. Come cazzo descrivo sta roba? Non lo so, sei tu il GM. La Gherolda si trasforma in un mega asso. Ok.
che salta dentro a questi pugni, li avvolge tutti quanti insieme e vengono scaraventati fuori dal ring e se ne vanno con l'asso in mano. Hai perso la chironda, però. Piango un po', infatti. Come l'ha presa il signor Bananò? Bananò, hai capito, prima la Ghironda l'ha tradito con... Ha ammazziato e abbandonato. Con Staffington, adesso ci sono un sacco di pugni che la tengono in mano, non l'ha presa proprio bene, infatti lì che continua a dire Bananò, Bananò, Bananò. Abbiamo vinto gli antipasti? No! Ancora un botto di roba, sono ancora due insalate rissa. Next turn, Purple. Di nuovo io. Eh sì. Visto come sono pronto quando dici il colore? Ormai c'ho una spada in mano. Davanti a me c'ho un'insalata rissa e un'altra insalata rissa e basta. Sì, sì. Le posso affrontare entrambe? Puoi fare un'azione. Ok, allora se uso giostrare per ruotare su me stesso e girare vorticosamente con la spada, sì, posso provare a colpirle entrambe. Però non devi usare giostrare, puoi fare un tiro fortuna. Tiri fortuna serve esattamente a questo. Ricordati che logicamente un valore più basso, perché cos'è adesso in fortuna tua? 8, 9? Aspetta, devo riprendere 7. La scheda. 7, qua lo vedo. No, 6 perché ho perso un punto. 6 perché hai perso un punto. Sei. No, attacco semplicemente con giostrare una delle... Come fa a giostrare se non ha cavallo? Come giostri senza cavallo? Ha una frusta, però. C'è Kren! Faccio saltare la spada da una mano all'altra, come un giocoliere. Se no io ti ricordo che Kren è un... centauro. Cazzo, è vero, salto sulla groppa di Kren! O questa o c'era l'opzione Monty Python? Allora, a me piacciono queste combo. A me piacciono di bestia queste combo, quindi Kren. Poi potete attaccarle tutte e due, perché l'attacca una anche Kren. Perfetto, ok. E uso la lancia, che è sempre nella mia... Eh beh, sì, se giostri, sì. Perfetto, in realtà sono meno bravo con la lancia, però ok. Allora, giostro, sono valore base 9, tiro 2d6. Sì. Hai fatto 10, è uscito. Io ho fatto 2. Okay. Ho fatto 3 in totale. Quindi, cioè, tu mi colpisci. 19. Aspetta un secondo, Kren, tirami anche tu per favore 2d6. Ti una coltellata. Scegli tu. Ti posso chiedere una domanda? Cos'è un pistoletto? Perché io ho il combattimento con pistoletto. La mia mesa, pistoletto. Però potrebbe essere anche la marca del coltello. No, il pistoletto in realtà è sgravatissimo, perché è una pistola piccola. Cioè fai... Beh, certo, me ne accorgo. È il pistoletto. Non ho un pistoletto. Non è un pistoletto? Però per me... No, io ho il coltello, e un saldatore e le gambe da centauro. Posso tirare colpi di saldatore? Usare il saldatore? Posso saldare... Ma no, usa le gambe, così è più coreografico, no? Nel senso, io l'ho colpito con la lancia e tu pennato con... Pensavo di camminarci sopra io, se no, direttamente, tipo cavalleria pesante. No, bene. Oppure scalciare e fare tipo... Ma no, quelli davanti... Scusi, comanda lei. Comanda... Allora dice il cavaliere che devo usare le zampe davanti. No, è figo, no? Col cavallo impennato, le zampe che lo colpiscono, è tipo l'immagine classica di San Giorgio. Esatto, okay. Cioè, è perfetto. Detto, con le mani faccio così, mi applaudo da solo. Okay. Peccato per il saldatore, perché può succedere che vi saldavate insieme, sai? Un'armatura. Quindi tu tiri 2d6 e vaffanculo. Yes. Hai un valore nel saldatore, in saldare e robe del genere? No, non faccio. No. Non fai saldare? No, niente, occorre. No, zappate, no? Forza. Che ti devo fare? Certo, con forza, assolutamente. Perfetto, forza. Con cosa vuoi? Con cosa vuoi? Quindi hai 2d6 più 4. Perfetto.
7 più 4, 11. Io i due tiri di prima avevo fatto un 3 e poi adesso sono 4 più 5, 9, invece quello di prima è 3 più 5, 8. Niente, mi colpite con tutti e due, quindi colpite entrambe. Vedi, okay, tirate per i danni. Adesso per i danni è un di 6 semplice. Sì, sì, lo so. Come ho detto io prima. 3 sulla lancia è 6. Allora, lancia 3 fa 6 danni. Io ho fatto 6. Usti. Con le gambe? Sì. Sono 3 danni. Quindi una di queste viene infilzata, oltre per oltre proprio. Senti proprio il croc della lattuga che inizia a spappolarsi, ti rimane addosso questo gusto di clorofilla osceno, roba allucinante. Anche tu, Kren, vieni ricoperto di questo linfa verdognola che si fonde un pochettino con i tuoi... Con i tuoi liquidi. Esatto. Sì, con i liquidi bianchi. Che quindi sono ufficialmente liquidi verdi, perfetto. Sì. Per assicurarmi. Esatto. E un zeccherino, È rimasta solo ed esclusivamente. Comunque, l'unica cosa che faccio è girarmi, faccio. Ok, la prima era gratis. È rimasto solo ed esclusivamente la una insalata rissa ferita che è da Kren, che dove Kren ha tipo uno dei suoi zoccoli metallici all'interno del suo corpo, e tocca al Lime, quindi ha cataratta. A me, yes. Allora, io mi avvicino e mentre mi avvicino mi metto a pensare a quanto mi manca Lavinio, quindi mi metto a piangere delle mie mani chiuse a coppa, ok? Quindi ci sono delle lacrime molto salate, prendo i pezzettini di zenzero della mia tisana, sì, li faccio un po' macerare in questa cosa qui, e poi lo strofino sul pugnale che voglio tirare su l'insalata rissa per farla appassire, perché lo sai che se ci metti troppo sale nell'insalata quella appassisce. Lo sai, no? Oh, certo. La salamoia, sale, un casino. Ecco, sale, diciamo la parte del giallo zafferano. Vai. Arrivo un attimo qua. Sì. Ok, tiro 2 di 6, Uno e sei, sette. Più quanto col coltello? Col coltello. Ok, il totale un altro 6. Perfetto, 12. No, 6 più 1, 7 più 6, 13, scusami. Sì, sì. Tocca 7. A me, yeah. Vediamo come si difende. Un 6. Un 4. 6 più 4, 10 più 5. 15. Ti colpisce. Tiriamo un bel di 6. 3. E con 3 ti faccio 2 danni. Quindi tu vai per appassire, ma l'insalata rissa prende al volo il tuo coltello e fa: oh figa, ma mi stavi accoltellando, stronza, e te lo rilancio indietro. Ah, mannaggia, la mia mira non è proprio più quella di una volta. Però il coltello ti colpisce, mi ricordano i miei e brucia un botto perché è pieno di sale, pieno di zenzero, esatto. È un bruciore allucinante, casino, cioè. Quindi mi rinsecolisco ancora di più, bordello, esatto. Cioè, divento carta figurita. Intanto c'è questa insalata rissa che è sempre più galvanizzata, e sta a lei che però ha ancora dentro le gambe di Kren, quindi Kren cerca di attaccarti. Giustamente. Naturalmente sulla tua groppa c'è sempre Marvin. Esatto. Allora, è perché sbaglio, tiro sempre su un dado, errore mio. Io non so se è lucina, faccio solo 2-1 poi, solo 2-1, cazzo! Ho fatto 8, tu quanto fai in totale? 7 più 9, colpisci. State, tu hai dentro lo zoccolo.
quindi schiaccio, do un'altra schiaccionata fatta bene. Fammi un altro, fammi un tiro, lanciami un D6. Vabbè, la spappoli. La spappoli. Cioè, inizi proprio con i tuoi zoccoli a spappolare l'insalata. E cominci a parlare stranamente, tutto in veria, in toscano, bestemmiando così improvvisamente. Poi scuoto un attimo la testa. Che faccio? Che è successo? Tu guardi per terra lo schifo che è rimasto. In generale, tutto il cibo che vedete, in quello. Vedete intanto gli altri tavoli, alcuni che vengono sopraffatti dal cibo. Il cameriere di prima torna indietro e vi dà delle posate a testa. Potete nutrirvi di ciò che avete appena sconfitto. C'è un contributo pronto. Chi è il contributo? Ah, ti ho mandato io che mi avevo dato. Perfetto, facciamo vedere un contributo. Allora, intanto, se volete nutrirvi, potete guarirvi tutti quanti di un D6. Nicola, io non sono stato colpito, ma voglio nutrirmi comunque. Però, non volendo più scendere dal mio cavallo finalmente ritrovato, lo infilzo con la lancia e me lo porto alla bocca. Però rimango alla sella. Ah, mi stai infilzando il cavallo? Ma tipo un attimo pensavo che andassi una lancia. Ma come? No, e prendi, stiamo cavallo. Facendo vedere l'illustrazione che ci ha mandato Rob. Razzo Palazzo. Sono ancora soltanto a Razzo Palazzo. Porca troia, davvero. E c'è Rob, e c'è un avevo detto esco se qualcuno dice porca troica, e c'è non l'abbiamo detto, non è che ci segnato. Ah, vabbè. E c'è un razzo palazzo, sofismi, che bello. Veramente il razzo palazzo è veramente un razzo, vero? Poteva essere qualcos'altro, poteva essere cose terribili, invece è solo un razzo. Ma torniamo a noi. Voi vi nutrite. Che ma cosa? Io bevo soprattutto perché mi sono disidratata un sacco. Ok, chi si è disidratato? Voi potete bere. Anche adesso. Le lacrime, poi mamma mia. Il cameriere torna, mi porge dei tovaglioli, vi abbevera anche. Scusate se non vi diamo il menù del piatto principale, ma c'è soltanto una portata per tutti quanti. È la pasta, aglio, odio e peperoncino. Capisco. Grazie community. Ciao. Grazie community per questo disgustoso menù che mi avete mandato. Pasta, aglio, odio. Noi facciamo ogni venerdì il Tank Shot is Friday, dove con la community scriviamo una one shot ed è venuto fuori aglio, odio e peperoncino. Okay, questa qua è veramente una one shot di Troika, che ho preso solo i nomi perché mi faceva molto ridere. Ecco Kogi. Quindi vedete che tutti quanti arrivano io già mi immagino qual è il secondo. Non so. Faccio uno spoiler. Dai, spoiler. Il dessert. Secondo è osso del buco. In realtà c'era solo un main entrée e un dessert. Ah, quindi vabbè, niente bistronca. E il dessert secondo voi che cos'è? Io volevo prendere il minestronzo. Scusa. Il dolce potrebbe essere. In quello? Un insalata rozza? Dopo pochi attimi torna il maître. Scusate. Ma la pasta aglio, olio e peperoncino è finita. Se volete, abbiamo una zuppa. Ha un odore molto intenso. Una zuppa, non la zuppa. Ed è una zuppa. Il minestronzo. Buono il minestronzo! Zuppa come lo faceva nonna. Lo fanno sempre là all'ufficio, il minestronzo. Buono, tutti i venerdì. Tutti gli altri camerieri che devono portare la pasta a paglio, aglio, odio e peperoncino hanno, vedete, una mascherina per l'odore molto intenso. Ma posso chiedere se le verdure del minestronzo arrivano dall'orto bio? L'orto bio? Dall'orto bio, sì. Le verdure. Certo. Sì. Grazie. Ovviamente. Naturalmente, queste verdure, più che dall'orto bio, provengono da chi mangia gli ortaggi dell'orto bio. Infatti, mentre gli altri hanno una mascherina, il vostro cameriere sentite un rumore metallico.
è vestito da palombaro, sta arrivando verso di voi, dove c'è un gigantesco alto 3 metri, solo uno, proprio un pentolaccio, da cui fuoriesce questa brodaglia verdognola con dei pezzi marroni. Mi spiegate perché c'è sempre la merda nelle nostre sessioni? No, aspetta, merda ce l'hai messa te. No, il minestronzo poteva essere banalmente un minestrone antipatico. Ma diciamo le cose così. La merda ce l'hai messa te. No, Nicola, la tua mente è andata lì. Hai ragione. La mia mente è andata proprio sugli stronzi che galleggiano nel minestrone. Dopo oggi la mail per la parte su di Twitch ce la sogniamo, Marchino. Cioè, amici del Twitch, vieni a vederci stasera. Arriva il minestronzo, che in realtà quei pezzi marroni sono fagioli, vedete voi che capite male. Fagioloni magari, pensavo fossero fave. No. Arriva e inizia a insultarvi tutti quanti, ma proprio c'è, cioè, è proprio stronzo sto minestrone. Mi piace l'idea del minestrone. Stasera zuppa. Madonna, che schifo, in chat siete schifosi, in chat. E il minestrone arriva e inizia a insultarvi tutti. Intanto oscilla, hai fatto con le verdure. Con le merdure. Ragazzi. Il limite non lo vediamo più. Perché c'è Mastrodo, l'abbiamo mai visto. Insomma, deve essere tipo i primi 20 minuti di gioco. Cioè, quello che ho scritto, secondo me essere tipo i primi 20 minuti di gioco. Sono le 11. Che cazzo di ore sono? Le 11:35. Ma che cazzo ci frega, sta roba è pi greci. Cioè, e mandarli via studente buttata nel cesso, cioè, sono delle persone disgustose. Ma che cazzo di trama faccio? Questi quasi il minestronzo e il razzo cazzo e il vaffanculo. Comunque posso dire che la voce fuori campo di Marchino aggiunge veramente proprio tutta un'altra dimensione. Sì. E poi il comitato di fatti nostri. Appoggia la one man jalapas. Sì, la one man jalapas. Allora, c'è il minestronzo davanti a voi. Infatti. Allora, col minestronzo è molto stronzo. Però in realtà ci vedete che è fermo, è immobile. E è dentro un pentolone? Sì, il pentolone è anche il minestronzo, a parte tu gli organi interni ce li hai dentro, non è che sono entità separate da te. Ribaltiamo il pentolone. Ci vorrà un cucchiazzo per mangiarlo. Ma ribaltiamolo e basta. Infatti, sta a voi. Ah, nel senso facciamo azione comunarda? Sì. Ci sta. Oppure chiamiamo il cameriere e diciamogli che c'è una mosca nel nostro stronzo. Sarebbe corretto. Mi sta dando shutdown il cervello. Comunque, e poi deve essere la mosca a sto punto. Ragazzi, trovo che è il gioco adatto per voi, ragazzi. Ecco qua. Nicola, si dice voluto a bicicletta, mo' pedali. Sì, no, proprio c'è, nel senso. C'è la merda proprio, cioè. Oh, guarda qua. Oh, grazie Apros che ha regalato abbonamenti come un pazzo. Grazie, 10 abbonamenti, grazie mille. Grazie infinite. Nicola, scusa, c'è il coperchio di questa pentola in giro? Sì che c'è. Allora dovrei ammetterlo sotto oppure ti faccio chiudere. Non piace senso. Okay. Il monto 600 lo rimandi indietro. Praticamente sì. Sto minestronzo è un po' freddo. C'è uno stronzo, cioè c'è una mosca nel mio stronzo, c'è uno stronzo nella mia mosca, come avevamo detto. Adesso arriva. Adesso stai andando proprio a braccio, si vede. Gli mette il coperchio sopra. Faccio il tiro per chiudere. No, non serve che fai il tiro per chiudere. No, perché cioè io volevo durasse 20 minuti sta parte, quindi c'è, nel senso. Aspetta. Buono, dai. Vi porta via. GDR. Railroad, minchia, si prende e si porta via viene portato via il minestronzo, che vi insulta con ancora più violenza, quindi lo rivedremo il minestronzo. Se l'ha segnato, diciamo, un nemico, sì. La nemesi un nemico di questa campagna. Dopodiché
voi siete intatti, cioè i tavoli, questi ring, vedete che in realtà sono morti di istruzione, cioè c'è la pasta aglio, odio e peperoncino che si sta nutrendo di molti astanti che sono stati sconfitti, ed è rimasto solo il vostro tavolo. E c'è, cioè, il dessert, che è tipo la panna sfotta, o no, non lo so. La panna coatta. Il dessert è dessert. Semplicissimo. Tirami su. La banana col bacio. No. Tirami su. E arriva in piccole coppette per ognuno? Piccole coppette per ognuno. Ok. Sei tirami su. Profumati, una spolverata di cacao sopra, una crema vellutata al mascarpone, proprio dei savoiardi inzuppati in maniera perfetta nel caffè, non quando li inzuppi troppo né troppo poco, e non con gli strati alti che ti dà fastidio, solo di un lato, il cucchiaino che si inzuppa troppo, no? Ah no, certo. E vi dicono anche se è gradito un caffè fine pasto doppio, grazie. Posso fare una... No, se bevo il caffè poi non dormo più. Posso... ma che siamo matti. Posso vedere se individuo delle trappole? Certo, fammi un tiro. Faccio un tiro. Io intanto lo mangio. Tiramisù, delizioso. Prima il tiramisù e il caffè. Ah, quindi però aspetta, questo tiro devo fare sopra. No, devi fare sotto. Un tiramisù. Dovete capire che dovete capire che per noi di Drawings and Dragons Nicola stampa carta igienica, perché noi quello che c'è scritto nei suoi manualetti, i giornaletti, è pistolette, c'è, cioè, il giornalette, va bene, quanto hai tirato? Visto che tirami su, quanto hai fatto? Non ho ancora tirato, perché tira, capire se... tira, brutto stronzo, tira. Quanto ho fatto? Ho tirato su 11. Quanto hai? 19. Di tiro? 9. Però l'hai dichiarato, quindi ti entra. No, è buonissimo. Come tirami su? Che culo. No. Avete ritirato anche il caffè? Certo. Io sì. A voglia. Doppio. Il decaffeinato, se c'è, per piacere. Tutti quelli che stanno bevendo il caffè, per favore. Io non mangio. Posso fare una cosa prima? Sì, certo. Sia sui tirami su che sui caffè. Sì. Esorcismo. Yeah. Mi porta un caffè. Io con l'esorcismo. Devo cacciare il male da questo cibo. Sì, è la massa, è massa. La massa. È pieno di massa questo tiramisù. Allora, l'esorcismo, che cosa è? È l'esorcismo del magico. No, sì, sta per l'esorcismo. Allora, aspetta che lo metto focus. Allora, i preti rossi. Primo che usa le regole. Posturano. No, aspetta, forse ho sbagliato. Volevo fare seconda vista. Ho sbagliato. Aspetta, seconda vista. Scusate, però c'è una regola sempre che noi diciamo in Drawings and Dragons. Sì, qual è? Che è bellissimo l'esorcismo, tra parentesi. Sì, cioè, è molto bello, però adesso la spreghi. Prima volevo fare... E tanto poi non sai quando vuoi, va bene, vuoi stare a seconda vista. Poi se vedo quello che devo vedere, casomai faccio un esorcismo. Lanciami seconda vista. Devi stare sotto, Ma tutto c'è il mio tiro su trappole che è arrivato. Ti ho detto, non ha nulla, è un tiramisù buonissimo. Ok, ok. Ma sapete, no. Ho fatto 11. Sotto cosa poi, scusami? Sotto che? Sotto la banca. Sotto il valore totale che hai. Quanto è il valore totale? 12 avessi detto. Scusami, seconda vista 11, ho fatto 11. Perfetto, vale. Uguale sotto. No, è uguale sotto, sì, vai, perfetto, l'hai passato. Allora, vedo se questo tiramisù o questi caffè hanno delle componenti per me maligne, cioè magiche. Allora c'è un sacco di zucchero. Malissimo. Una marea di grassi animali. Sì, al mascarpone, cacao, caffè che tipo, cioè, butti troppo il cuore te lo sciopò, quindi c'è determinate cose. Niente di magico. Questa è la risposta. No, di magico nulla. La fattura è magica. No, non c'è fattura è fisica ed è mensile o a 30 giorni, data fine mese. No, capito. 30 giorni. Si vede che è un fantasy. È buonissimo. State bevendo il caffè. Tutti, chi è che non ha preso il caffè? Io l'ho chiesto dei caffè. Vedo che non è maligno, io lo bevo. Allora, tutti quelli che hanno preso il caffè devono
fanno un tiro di fortuna. Ok, io devo fare due. Ah, io anche se l'ho hai preso due in fortuna. No, ne devo fare due perché l'ho preso doppio. Ah sì, tu ne devi fare due. Ma io non l'ho preso comunque. Io non l'ho preso con fortuna. Sì. Io l'ho chiesto passato, decaffeinato, uguale. Il primo fallito. Ah, scusate, allora, primo fallito di Marvin. Io ho fatto 9 e c'ho 10. Ma scusa, perché fallito? Scusi, Roby, 5 e 4. Quanto avevi tu? Quanto hai fortuna? No, scusa, 6 e 3. 6 e 3, io c'ho 6. 6 va bene, 3 va bene. Io vedo 5. Ah, sì, poi quanto hai fatto, Riccardo? 9, c'ho 10. Perfetto, l'ho passato. Qualcuno non l'ha passato? Sto tirando a destra. 3 è passato. L'avete passato tutti? Craig, l'hai preso tu? Yes. Il caffè? Non ho preso il caffè. No, solo allora mentre voi state bevendo il caffè, sentite: no. Maledetto, maledetto stronzo, ti uccido, vaffanculo, mi vendicherò, stronzo. Il caffè di voi esplode, è la mazza caffè. Va bene, mamma mia, la bonnetta che ho fatto. Dai, altre tre sessioni hai vinito. Dai, è la mazza caffè che arriva ed è tipo un cacciatore che ha litri di latte addosso e in tutte le tazzine lancia queste scofanate di latte, no, per distruggere sto caffè schifoso. Marvin, tu sei l'unico che non ha passato sto tiro fortuna. Vieni ricoperto di questo latte che ti inizia a sgorgare ovunque, tanto che si assomigli sempre più a Cren, perché questo liquido bianco che ti riesce ovunque. Tanto, ma era ancora sopra di me. Sì, è vero, non mi ha mai detto questo. Sono sto monumento equestre di certo. Esatto. Sono un monumento equestre di scenderò mai più. E si muove in una maniera tutta scattosa, esatto, cioè perché inizio un attimino no, non ti fa danni, però ti dà impedimenti, ti essere un pochettino più e si taglia immediatamente perché sai col ferro davanti a voi avete la mazza caffè. No, ma io lo capisco, c'ha ragione. E sta di nuovo a lui. Però non si fa così, Mi ha detto che è un cacciatore. Sì, è un cacciatore. Ma per lui caccia il caffè, a noi che ci frega. Honeydew, è il tuo turno. Caffè. Nuovo turno, Honeydew, sta a te. Yeah. Andrea. Guarda, cambia nomi di colori ogni volta. Io mi immunizzo, semplicemente mi rendo completamente immune agli effetti dell'ammazza caffè, perché si sa che l'effetto più comune dell'ammazza caffè è il bruciore di stomaco. Io ordino il Riovan e lo bevo. Vedi che l'ammazza caffè va nel più vicino, però è come una patina tu. Un preservativo gigante. No, perché lanciandoti il latticino, che è basico, con Riopan funziona troppo bene, quindi viene assorbito. Sì, fa da base. Sì, fa da basico. Perché è basico, certo. E qui le prepre. Quanto ne mancava a fare i facepalm a Nicola? Io non so voi. Sì, non so, io ormai c'erano più le i polpastrelli. Sì, esatto, cioè. E ti guarda in maniera abbastanza contrita. Io lo sfotto male. Oh, mannaggia. Mannaggia. Io il 3PH, stronzo. Crimson, chi era il Crimson? Rosso, Cren, sta a te. Che cazzo faccio? Tanto ricordi che c'è sempre Marvin in collo. Tu ricordati che tu hai del liquido bianco che ti fuoriesce dalla carne, dal metallo.
sì, ogni tanto c'è liquido bianco creato da circuiti, esatto, lattiginoso così. Lattiginoso prende se riesce. Praticamente sto esce, infatti se qualcuno ha un giornale potrei risolvere la situazione velocemente. Esatto. No, la cosa che potrei fare adesso, molto bella, è se però ci deve essere quella tipica, diciamo, sintonia che c'è fra un cavaliere e il suo destriero, cioè fondamentalmente fare una cannonball e lanciare Marvin lancia in resta contro il nostro cacciatore. Quindi io fondamentalmente... Guardi, facendo come il calcio del mulo, sgroppando, esatto, proprio una però facendo appello a un comune sentire, no? Come queste idee che vengono fuori, urlo proprio cannonball special. Marvin dentro di sé c'ha questa immagine, non sa da dove gli arriva, dalle sue vite che ha vissuto, e capisce, e faccio sta sgropponata lanciandolo, lancia in resta contro l'ammazza caffè. Sì. Okay. Se non ti piace è così uguale. Infatti, cioè, non mi faccio neanche più problemi. Geronimo. Superman. Che poi, la cosa terribile è che la voce è terribilmente simile a quella di Andrea. Vero. Si scopriranno cose. Metti il filtro da Punk. Io ho fatto 8 più 4, 12. Ah, sei simpatico. Allora faccio anch'io. Cos'era questa forza, probabilmente? Sì. Forza, beh, forza. Sicuramente forza. Che forza? Ho fatto 8. Ho fatto 9. Più 4, 13. Ah, tra l'altro, quindi... Ma che culo! Scusate, ma quindi Suca. Dicevo, Krem, quindi è vero. Cosa? Krem è un cavallo di troica. Cosa? Cavallo di troica. Che bei momenti. Hai proprio ragione. Questa bellissima battuta ci porta direttamente quando avevi 15 anni. Ti prego, ma se io ti metto una base, inizia a farmi troica. La merda, la merda. Dadi. Quindi chi fa la base? Chi fa la base? Vabbè. DJ Alina, vai il... Dai, forza. Vai, Marvin, verso il signori, pericolo. Comunque, io ci tengo a dire una cosa a tutta la community. Non si gioca così di ruolo. Cioè, mi raccomando. No? Cioè, noi facciamo veramente cagare. Non provatelo a casa. Noi siamo pienamente nei nostri personaggi. Da quando c'è un modo giusto di giocare di ruolo? Cioè, dovete... Così, ecco, volete sapere come si vince ai giochi di ruolo? Non così, così si perde ai giochi di ruolo. Ma non si vince, stiamo... si perde ai giochi di ruolo. No, fidati che io sto perdendo. Non ci si diverte. Anni, sto perdendo voglia di vivere, sto perdendo proprio, cioè. Ma vi rendete io conto che è questo? Che Nicola sta abbiurando anni di... Ma Roberto, è questo? Ragazzi, anzi, io ci voglio cercare, cioè non, cosa cazzo vuoi? Che cazzo ridi, ragazzi? È l'ultima... È l'ultima stagione di Drawings and Dragons. Abbiamo scoperto che è questa l'arco trasformativo di tutta la serie. Nicola arriva all'inizio della prima serie con delle convinzioni e dopo l'arco trasformativo finisce l'ultima serie che è un personaggio diverso. Che è la base fuori, della narrazione fuori per Nicola. Ma noi ti miglioriamo, Nicola. Che perché peggio di così? Veramente, cioè. Oh! Dai, è vero, ti miglioriamo. No, vi odio. Comunque. La mazza caffè, fisicamente, cioè, tra Riopan e le altre cose, viene e la lancia, lanciato. Tu vieni, cioè, Marvin, tu vieni lanciato con la lancia, corretto? Nicola, io devo sapere esattamente quanti danno faccio, perché è una cosa che serve a me come essere umano. Ma non è un'armatura. Essendo io un'armatura e avendoci un forte problema di personalità, allora, perché c'è paura di non esiste, qualsiasi cosa mi definisca è importante per me. Allora, Marvin, tirami un D6 con sta cazzo di lancia. Mazza, così però lo svaldi,
Mazza, sono un D6, eh? Vabbè. È una, sì, è no. Sa perché se avesse letto le cazzo di regole? Nicola! C'è una tabella! Nicola! C'è una tabella! Porca puttana, che Nicola, mi dice, ma che cazzo pare? Posa quel rotolo Nicola, di carta igienica! Nicola, ho fatto 8 danni, ho la tabella, ho fatto tutta la scheda per bene. 5 con la lancia significa 8 danni. Che Roberto c'ha pure la gamba rotta, lo tratti così. Grazie Roberto. Roberto, mi dai proprio una volta soddisfazione che almeno le regole le hai letto. Quindi, grazie. 8 danni più Rio Pan. Cioè, raccontami, l'ammazza caffè era venuto per ammazzare il caffè, voi avete ammazzato l'ammazza caffè. Quindi c'è. Cosa succede alla mazza caffè? Rimane amareggiato. Anzi, scusami. Vedi, io chiederei qui, ragazzi. No. Come fai a star meglio? Sì, io. Finita la stagione. Ottone. Ottone. Richiesto di camera di. Davanti alla telecamera. No, è morto Marchino, seguo. Anche lui si sta suicidando sentendo le nostre stronzate. Guarda come sta grinta. Con così meno voglia di vivere. No, guarda, non so neanche come fartelo vedere. No, si sta alzando. Lo prendo via e ne vieni qua. Non so che non so cosa andare avanti. Cioè, ormai siamo amico, abbiamo ancora 10 minuti. Grinta di Gevolve in sprinta. Bello perché è arrivato planando. Mazza. Allora. È tipo l'omino marshmallow. È diventato gigantesco. No. Allora, Ottone, con Ottone chiudiamo. Dopo che se la mazza caffè se ne l'abbia amareggiato, si chiude una porta, si apre un portone. Scusa. Se ne va via amareggiato. Potevamo fare con tutto il tempo. Sentite, siete gli unici in piedi. Vedete in lontananza Ghironda e Lady Ghironda e Banana No che si abbassano. Due persone. Per sgrassare non c'è un cazzo. Il Mister Muscolo. Due persone si avvicinano in lontananza. Sono l'organizzatore e il suo assistente. Qualcuno di voi ha già avuto modo di vederlo. Uno è una persona abbastanza giovane, con in testa la pelliccia di un procione. L'altro è il suo fratello maggiore, l'organizzatore. Oh, buonasera a tutti quanti! E io sono Jean-Louis Ambert! E lui è mio fratello Rodolfo Ezechiele Amber. E sono l'organizzatore di questa incredibile serata. Se non avete capito bene il mio nome, è Jean-Louis Amba. Stavo cercando proprio delle persone. Spero che mi aiutassi adesso. Ho bisogno di voi, viaggiatori delle stelle, che mi aiuterete. Non solo soddisferò il desiderio di ognuno di voi, ma potrò anche farvi congiungere a chi eravate. Poiché chi eravate ancora e come voi siete. Ma scusate, il desiderio non era il termine della scena. No, ho ancora bisogno di voi. Sono già lui Amber. Lui è Rodolfo Ezechiele. Vi lascio del tempo per pensare, naturalmente. E per dimostrarvi che conosco benissimo i vostri desideri, soddisferò quello di uno di voi. Kren, sì. Tu desideri essere qualcosa di vivo? Sì, diciamo di sì. Quindi, visto che sei entrato in contatto con dei liquidi, ho deciso di soddisfare il tuo desiderio. Vedete che scocchia
le dita e Cren schiocca. E Cren si trasforma in un'enorme lattuga. No, una lattuga. Fonda. E voilà! E le jeux sont faits. Ma la lattuga è una verdura recisa, non è più viva, sta morendo. È un'altra lattuga, seconda lattuga. La massima troica. Che male del cuore. E voilà! Le jeux sont faits. Tipico Umberto. Col cappello del cassone. Vi saluto. E così è deciso. Jean-Louis Humbert ha parlato. Ci vediamo tra poco. E io lascio così. Alla prossima sessione. Guarda sto stronzo. Clorofilla! Clorofilla! Fotosintesi! Ecco. Molto bene. Comunque, insomma, io vorrei... Quindi, aspetta, io ricerco anche un messaggio che ci ha mandato Nicola dicendo: ah, non sapete che cosa vi aspetta. Allora ragazzi, io pensavo che durasse 20 minuti, mezz'ora. Lo pensavo. Ma sono 20 anni che master e non hai ancora imparato. No, aspetta, no, 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 appunto per quello, appunto per quello. Poi ho detto: aspetta che vado a vedere quanto lunghe scrivevo le altre sessioni di Drawings and Dragons, saranno tipo 7 righe. Ho detto, cazzo, e poi mi sono adesso mi sono ricordato. Io vorrei chiedere scusa a tutti gli spettatori. Proprio scusa, anche a chi ci vedrà su YouTube, chiedi anche tu a Tony, scusa. Comunque, ma quel coso non fa i rumori di un cane, eh? Quel coso no. Non fa i rumori di un cane. Una motoretta truccata, bellino. Comunque, Nicola, hai i rumori di un cane, non fa. Nicola, ma hai descritto, penso, l'amore. Che tutti pensano magari all'inizio che durerà solo mezz'ora, invece dura di più. Non è forse questo l'amore? Allora, però voglio dire adesso una cosa seriamente. Noi ci conosciamo tutti quanti bene, anche diciamo separatamente, non solo professionalmente. Un gioco vaffanculo. È veramente divertente. Cioè, questo qua, ragazzi, un cast è proprio il gioco di ruolo. Perché io non do assolutamente nessun limite alle puttanate che possono fare. Quindi è veramente bello giocare con voi. No, Tone, non sta mangiando il sigaretto. È veramente, veramente bello. Grazie. No, Nicola. Ho riso proprio di cuore. Cioè, ho veramente riso di cuore. Cioè, Almine Stronzo è amareggiato. Mi ha fatto molto ridere. Amareggiato è stata una roba, sì. In realtà, adesso dirò una cosa che farà molto sapere la nostra community. Doveva esserci la seconda portata, che era il bufalo salmone, però mi è venuta in mente la mazza caffè e ho... Il bufalo salmone è un'altra roba disgustosa della nostra community. Hai fatto però la scelta giusta, Nicola. Sì, ho proprio riso. Un gioco di parole sul bufalo salmone. No, non è un gioco di parole. Esiste davvero sto cazzo di bufalo salmone e non so perché nella nostra community lo metto in tutte le sessioni. Non ho idea del perché hanno il gusto dell'orrido. Ma siamo sicuri che tornerà in qualche forma di misura. Eh? No, non dubitavo che è molto offeso. Hai inventato tutto il bufalo salmone del merda. Ottore, mi stai spaccando il computer. Quindi non so come tirarti via. La lattuga adesso c'ha le braccia o no? Ah, lo vedremo la prossima sessione com'è la lattuga. Ok. Non riesco a capire come possa cavalcare una lattuga. Ah beh. Non è una condizione essenziale. Se c'è stato il cavaliere delle cipolle, ci può esserci il cavaliere delle lattughe. È vero. Sono sicuro che la prossima sessione ma è tutto il tempo con Ottone in live. L'estate. Sì, vedete, perché persone hanno le... Aspetta, ti metto giù, amore. Ti metto giù. Boh. Persone hanno le vaschette. Noi abbiamo Ottone, ragazzi. Nico, lo vedi? O è tagliato fuori? No, si vede. Cosa si vede? Si vede. Guarda lo sfondo. Quell'oggetto fermo sullo sfondo da 2 ore. Minchia. Oh, vedete, ragazzi. Che bello. Ma è gigantesco, Lore. Cazzo è grande il tuo cane? È una mucca. Minchia. Il mio sta succedendo al posto mio. Puoi cavalcare quello. Sei fortissimo. Guardate. Io del mio cane c'ho solo un ritratto, perché mi manca. Ciao Diana. Ciao Diana. Papino, gli manchi tanto a Papino. Noi abbiamo la bambina che ha fatto cadere un gatto lì. No, non lo sto inquadrando. No, perché ecco ancora lì. Più là.
Sta guardando in camera. Brava. Questo stronzo guarda in camera. Siamo tutte persone da animali. Guarda che bello. Beh, Riccardo, non ci mostri il tuo canetto? Direi. Sta dormendo sul letto o nel mio posto? Probabilmente ho la testa sul cuscino. Ah sì, anche Ottone. Ottone diventa il signore dei cuscini. Infatti adesso andiamo a casa, Ottone, andiamo a collassare nel lettone. Io, non c'è neanche Silvia. Nel lettone con Ottone, certo. Ah beh, Ottone, Ottone è sempre con me. Cioè, sei svegliato Pedroni? Sì. Gatta maledetta. Ottone. Grande Pedro. Pedro. Ragazzi, comunque, adesso, grazie a tutti. Dove sono? Grazie a tutti per questa cosa, non so anche come chiamarla. Nessuno lo sa. È stato, mi sono divertito molto, mi sono veramente divertito. Ho riso moltissimo. Ho i calli sui polpastrelli per i face palm che mi sono tirato. Non ho idea di come andare avanti la prossima volta, perché visto le serie di puttanate che avete inserito qua, dovrò cambiare tutto, ovviamente. Cioè, io pensavo già che fosse in un'altra sfera e via dicendo. È perfetto, no, non dovete essere perfetti, è una roba schifosa, quello che avete visto. È stata però molto divertente. Invece, ragazzi, è proprio così che si gioca di ruolo. È esattamente così. Voi date, dovete conoscere i vostri giocatori, gli lanciate un amo e sperate di pescare un bel branzino. Io oggi ho pescato un bufalo salmone, però è minestrone, pesce di sale, di quelli brutti, esatto, con la lampadina. Esatto. Abbiamo avuto N.000 casi all'inizio, la CPU del computer di Marchino faceva cagare. Adesso le sopravvada da Dio. Il computer di Denise è andata a troica, c'è proprio un casino. Niente, abbiamo dovuto aspettare proprio l'ultimo minuto, proprio l'ultimo. Quindi all'ultimo secondo Nicola scatta e segna. Ringrazio veramente Lorenzo, Roby, Lorenzo, Denise, Riccardo, Dario, tutti anche voi che ci avete seguito, perché è sempre bello fare queste giocate qua, dove sono più che delle giocate di ruolo, sono tre ore passate in cazzeggio con gli amici. Quindi veramente grazie mille, spero che vi siate divertiti tanto di più di quanto mi sono divertito io, perché io volevo morire. Quindi veramente grazie. Sono arrivata tardi, ma mi sono divertita moltissimo. No, cioè, buonanotte ragazzi, alla prossima. Ciao ragazzi, naturalmente questa live viene ricaricata sul canale di Drawings, sul tubo, ovunque, cioè la caricheremo ovunque. Sono sul canale di YouTube. Sì, è vero, sono sul canale. Quindi ragazzi, vi ringrazio, grazie mille. Marchino, stai pronto a tagliare così possiamo andare a cena, finalmente. Ammazza. Comunque c'è da dire una cosa, sta sessione è la migliore perché c'è la voce di Marchino, il che significa quanto sia assolutamente inadempiente Nicola come master. Cosa? Sai che te dico, io devoto. Sì, metto sta crocetta. Li odio tutti. Naturalmente, scusate, ringrazio Marchino. Anche noi ci odiamo. Che si è smazzato tutta. Grazie Marchino. Dai, vieni in inquadratura, vieni. Saltagli in groppa come ha fatto Ottone. Vieni, vai. Con bello Marchino. Marchino. Ciao Marchino. Il re è nudo. Il re è nudo. Più di dire che sono un imbecille tecnologico. Io ti capisco Marchino. Ma senza tecnologico. Grazie Marchino. La tua espressione fa capire. Ti ringrazio pubblicamente Marchino che mi sopporta da 20 anni ormai, non si sa perché. È pensato che ha scelto lui di essere mio socio senza nessuna minaccia. Quindi lui pensavo che fossi tu il pazzo. Guarda cosa ha scritto qua, Marchino Sendiu. 20 anni. Guarda tesoro. Va bene. Ma c'è, numero uno. 20 anni siete soci da 20 anni? No, siamo soci da 4 anni, ma siamo amici da 20 anni. Marchino, se lo ammazzavi quando lo conoscevi, stavi già fuori. So. Sì, infatti, Rico, potevi uccidermi quando eri giovane. Fidatevi che posso assicurarvi che ci stava provando da solo, sì. Tranquillamente. Non so cosa c'era bisogno. Non so, io quando ero giovane ero calmo e tranquillo. Dai. Prima sorrideva. Signori e signore, grazie. Questa è stata la prima sessione della stagione finale di Drawings and Dragons. Non è l'unica. Se è iniziata così, non voglio neanche sapere come finirà. Sapere come finirà. Grazie mille a tutti e a tutti. Voi continuate a ruolare duro bene, non come stasera, non come noi. Ci vediamo prossima settimana con Drawings and Dragons. Invece noi ci vediamo domani per continuare a cercare di essere delle persone più serie.
grazie mille a tutti quanti di cuore. Ciao, 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 buonanotte. Ciao, ciao. Buonanotte. Ciao, ciao.